Eccoci qua. Buon salve a tutti, amici Buonasera. Di Game Experience. Buon salve a tutti. Come vedete, abbiamo anche un ospite speciale oggi, perché c'è un volto nuovo nella nostra diretta che facciamo Ciao a tutti. Facciamo ogni settimana. Allora, facciamo così. Partiamo subito, facciamo le classiche presentazioni delle nostre live, sempre poco serie. Iniziamo ovviamente, però sì, esatto, poco serie ma molto belle. Molto belle, perché vabbè, lo spiego dopo il perché. Partiamo subito dal nostro ospite, che senti Berta, posso chiamarti Berta? Sì, sì. Ok. Certo. Perfetto. Allora, siamo qui con noi, il carissimo Berta, che potete trovare su Instagram soprattutto come Berta Airbrush Artist. Comunque stare. Esatto, no. Vabbè, è molto lungo, molto complicato. Comunque, in ogni caso, sulla schermata della nostra live potete trovare il name preciso e perfetto, così almeno lo potete cercare su Instagram, su Facebook e su questi due social, sei particolarmente attivo da quello che ho visto. Sì, ho anche un canale YouTube. Sì. Ah, già, è vero, ho anche un canale YouTube. Comunque il nome è sempre lo stesso da quello che ho visto. Berta. Su YouTube è Berta. Ah, su YouTube è solo Berta, perfetto. Poi passiamo a quelli che sono i consueti membri di queste live, il motivo per cui questa live è sempre più bella, ovvero il... No, Cicciuzzo. Cicciuzzo, cosa vorresti insinuare? Non ho capito. Cioè, pensi che sovrano di te? Pensi che sovrano di te? No, oggi non parlerò di te. Dirò che il più bello della live oggi è ovviamente il nostro caporedattore Renato Ninja Passalacqua, sempre nella sua magica stanza colorata, che è sempre bella, e di cui invidio quella luce, e pensa che l'avevo recuperata e l'ho dimenticata di là, quindi non l'ho attaccata. Perché se no l'avrei potuto mettere anch'io. No, vabbè, me ne vado a cercare. No, è vero, capisco di cosa tu stia parlando. Ah, ok. Va bene, perfetto. Ma puoi cambiare la luce? Oh! Vabbè, ma qua siamo a livelli alti. Sono fin troppo alti per Game Experience. Poi chiudiamo le presentazioni con colui che c'è sempre, che non manca mai in nessuna live. Credo le abbia. Credo che tu le abbia fatte tutte. Se no, qualcosa avrò saltato nella mia vita, però dici? Saltate, potevi essere il recordman, invece purtroppo no, vabbè, setto comunque un buon livello, una buona ti stavo già elogiando, però vabbè, finita lì, è finito qua il momento di elogiare il carissimo fantastico Cicciuzzo, detto quell'altro lì. L'unica cosa che puoi elogiare è il fatto che sono presente, il resto esatto. Ok, a posto. Detto Francesco, mi sembra tutte, perché se le fatte tutte quello di Simo, che effettivamente le ha fatte tutte da inizio alla fine. Me le sono beccate. Prendi questo record cortesemente. Sai cosa? Forse dopo il ritiro di David Letterman, cioè Simo. Però credo di averne saltata una sola, che dovrebbe essere stata quella di Xbox dell'anno scorso. Davi Xbox, è giusto così. Esatto. Vai, giusto. Vabbè, quando eravamo a Los Angeles, dici? No, Los Angeles, no, l'anno scorso. L'anno scorso è 2020, no? Non poteva essere, no? È vero, che c'era Manuel che l'aveva ostacolato. Esatto. Il Covid americano ancora non lo volevamo. Adesso magari lo potremmo abbracciare. Molto bene. Allora, saluto anche tutti i ragazzi che ci seguono, che sono in chat, che ci seguiranno e che guarderanno la replica dove vi pare, su YouTube o qui su Facebook, su Twitch, dove volete. Se ci state guardando da Twitch, sappiate che, come al solito, io dico così, pacatamente, se volete abbonarvi col Prime, per voi è gratis, quindi potete farlo quando volete. Passiamo però alla cosa ciccia di questa live, perché il nostro caro Berta è qua con noi, perché diciamo che ci ha... Stai dicendo che sono ingrassato?
No, 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 assolutamente, Cicciuzzo, io non vorrei, non vorrei mai, non mi permetterei mai, anche se io potrei dirlo, perché essendo io una persona grassa, posso dare delle persone grasse. Ah, ok. Comunque, ciao a tutti, ciao Nico, ciao Francesco, tutti quelli che ci stanno scrivendo anche in chat. Posso vedere? No, non leggerò quel commento. Comunque, in ogni caso, grazie a tutti. Allora, perché Bert è qui, stavo dicendo, perché diciamo che ci è arrivato un bellissimo pacchettino, che tra l'altro è brandizzato pure il pacchettino. Adesso vabbè, la farò vedere qua un attimo al volo nella mia webcam, però sappiate che il pacchettino è brandizzato Berta, e tra l'altro la cosa molto carina che ho trovato è che le cose fatte bene. Cioè, le cose fatte bene. C'è anche già qua, vedi, dentro, oltre a darci il suo biglietto da visita, molto figo, e il suo adesivo, mi è piaciuto particolarmente il post-it che c'è scritto grazie di cuore per la fiducia e l'opportunità, che questo è sempre bello. Mi dispiace che soltanto che magari c'è, hai dato fiducia a persone come noi, però per il resto sappi che potrai essere, in realtà la stavo dando ad Andre, intendevo due, io mi escludo dal mucchio. Comunque Berta, se vuoi fare una mini introduzione, insomma, del tuo lavoro, di quello che vai a fare, di che cosa porti sui tuoi canali, soprattutto di che cosa stiamo parlando, poi vi direi, certo, lo mostriamo. Esatto. Okay. Allora, mi chiamo Enrico, ho 29 anni, in arte appunto Berta, e di lavoro faccio l'aerografista, ovvero personalizzo oggetti attraverso l'utilizzo dello strumento aerografo, che se dopo volete ne ho uno qui, posso mostrarvelo. Oh, assolutamente e, sì. Attraverso questa tecnica appunto si personalizzano oggetti, magari più comunemente conosciuto per caschi, motociclette, quel tipo di custom painting, e nell'ultimo periodo, cioè in verità è da un bel po' di tempo che ti stavo pensando di focalizzarmi su settore videoludico, quindi tutto quello che riguarda joypad, console o comunque oggetti che prendono parte nell'angolo dello streamer o del videogiocatore. E niente, quindi attraverso l'utilizzo di questo strumento io personalizzo l'oggetto. E l'aerografo funziona con l'aria, quindi la vernice viene spruzzata, è un po' il concetto di una bomboletta, un po' di una pistola a spruzzo, però in formato miniaturizzato, quindi come una penna. E se volete, allora a questo punto ve lo mostro così. Assolutamente, sì, sì, faccio vedere. Ok, è proprio una penna a tutti gli effetti. E da qui sotto viene collegato l'aria a un compressore, sì. Dentro qua invece, dove c'è la cavità, viene inserito il colore, e all'interno dell'aerografo passa un ago, e qui davanti c'è un piccolo buchino. Nel momento in cui si preme il grilletto esce semplicemente l'aria, tirando indietro invece il grilletto lascia il passaggio del colore, quindi si miscela insieme all'aria e il colore viene nebulizzato. Questa tecnica dà l'opportunità quindi di ottenere sfumature, campiture e certi tipi di effetti particolari che magari a pennello non si potrebbero raggiungere. E ne sono rimasto affascinato ormai 15 anni fa, a metà delle superiori, quando la mia passione per il disegno era già da un po' che c'era, l'ho presa dal papà. E niente, a metà superiori, guardando tanta TV, ho incontrato American Chopper, e in quel caso lì ho trovato appunto questo strumento, mi aveva subito affascinato, e senza tante domande ho detto proviamo a comprare un piccolo kit, quindi compressore, aerografo, colori, e poi al tempo c'era eBay, che sembrava essere un posto di malviventi, perché non sapevo se arrivava o altro, e arrivato mi ha proprio rapito, cioè proprio per il suo funzionamento, il concetto che poi non tocca mai il supporto, ma quindi tu disegni attraverso l'aria, infatti airbrush in inglese è proprio scrivere con l'aria sostanzialmente, aerografo, grafo con l'aria, e da lì l'ho sempre tenuta come passione, e solo da poco tempo è diventato a tutti gli effetti il mio lavoro, e quindi ecco, mi sto concentrando su questo, mi piace molto. E quindi ecco, dopo, fino a pochi anni fa lavoravo alla sera, perché era l'unico metodo per portare avanti entrambe le cose, no? Quindi mantenermi, però allo stesso tempo portare avanti la passione.
a un certo punto ho sentito il bisogno di staccare tutto e di dire ok, lo trasformiamo effettivamente in lavoro. È un po' un salto nel vuoto, nel senso non... anche perché è un po' è particolare come tipo di tecnica o tipo di verniciatura, cioè di appunto come artigiano, però è molto affascinante. Come prima stavamo facendo due chiacchiere, nel mondo videoludico ha veramente degli ottimi bacini d'utenza dove poter, insomma, manifestare questo tipo di arte. Anche perché sono diventano pezzi unici a tutti gli effetti. Sì, cioè, se tu prendi una qualsiasi cosa. Diciamo che è un po' il mio obiettivo. Giusto. E sono... Beh, infatti, appunto, il facciamo vedere. Ah, assolutamente. Che cosa tira fuori. Assolutamente. Berta, allora, dirigendo l'aria, cioè, di che cosa stiamo parlando effettivamente? Allora, io adesso prenderò il mio magico telefono e cercherò. Tramite la magia dell'internet di farvi vedere quello che è il controller che Berta ci ha realizzato. Adesso farò una transizione. Olè! Ok, eccoci. Spero si veda bene, però vabbè, ci provo. Questo te lo dico, che sono sulla live, sto guardando. Questo è il DualSense di PS5, okay, più figo ed elegante che abbia visto in vita mia sinora. Anche perché, vabbè, noi siamo tutti quanti abituati a vederlo bianco, il DualSense, quindi vederlo già nero per la maggior parte degli utenti è una novità, ma diciamo che questo è molto particolare, perché per il fatto che, oltre a essere opaco e tra l'altro così visto occhio nudo, ma anche dalla camera si capisce, sembra davvero quasi fatto in pelle. È impressionante la qualità che ha il controller in sé. Ma oltre a questo c'è la stampa del nostro logo GX qua in lucido, che tra l'altro ha anche un leggero rilievo se lo tocco, quindi è molto molto figo e da maneggiare in sé. Vabbè, il controller in sé, vabbè, è comodo, lo conosciamo tutti, ed è appunto quello di PlayStation. Ma la chicca arriva nei vari tasti. Ovvero, vabbè, il tasto PlayStation qua in mezzo, che è completamente ridipinto di giallo, ed è appunto anche lucido e si intravede, si capisce guardandolo in camera. E stessa cosa anche i tasti, quindi le freccette, che hanno anche la parte gialla all'interno, c'è proprio la freccettina gialla. E stessa cosa appunto i classici tasti PlayStation, croce, cerchio, quadrato, triangolo, che sono a dir poco, cioè, non lo so, sono belli anche a vederli così dallo schermo del telefono. Quindi non sono davvero davvero contento di avere tra le mani questo controller, perché è proprio figo. E tra l'altro la cosa che io voglio far notare è che la qualità è assurda. Cioè, questo sembra davvero uscito dalla fabbrica, cioè è perfetto. È davvero perfetto. Poi vabbè, immagino che gli analogici non li hai toccati, cioè non sono stati modificati, ma è indescrivibile. Cioè, io pur di farvelo vedere così e dirvi che è davvero fighissimo, non saprei cos'altro aggiungere. Purtroppo, ragazzi, non posso accenderlo. Cioè, posso accenderlo per vedere che si illumino o cose così, però purtroppo non avendo una PS5 io personalmente. Giustamente, però guardate... Se lo metti a ricaricare, i LED diventano gialli, diventano i LED arancio che fanno pandan col resto del controller. Allora lo faccio subito. Beh, appunto, a parte avere, insomma, la grafica più bella del mondo, con i colori più belli del mondo, cioè il... Eccolo. Bellissimo. Cioè, con la luce è finissimo. Esatto. Ah, bello. Su quanto effettivamente sia molto più bello questo di quello originale. Guarda. Con i LED accesi merita ancora di più. Assolutamente sì, assolutamente sì. Vabbè, tu continua a fare domande, Rena. Intanto io faccio proprio la regia sul controller. Fai cose. No, beh, allora, te l'avevo detto anche prima, adesso che l'hanno visto tutti, te lo ridico, cioè è un lavoro veramente incredibile, eccezionale, e come stavo dicendo prima, cioè
secondo me, al di là che ci sia scritto GX sopra, ma comunque mi piace molto di più l'originale. Tanti odiano quel bianco grigetto del... Sì, un po' impersonale, non lo so, cioè, a prima a Kito mi piaceva quel look un po' pulito, quasi asettico, però lo faceva un po' tra le mani, no, sono d'accordo con chi odia quell'impersonalità, effettivamente. Okay. Questo mi piace molto, molto di più. Comunque, infatti, Beto, appunto, correggimi se sbaglio, noi facciamo, cioè, questo è un esempio del lavoro che poi... che puoi fare, tu puoi farlo di qualsiasi colore, abbiamo visto, e su qualsiasi altro tipo di joypad. Certo. Dimmi poi se ci sono delle limitazioni. Chiaramente abbiamo visto anche altri esempi molto 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 belli anche sui controller dell'Xbox. Mm-hmm. Con diverse colorazioni, diversi tipi di loghi, diverse linee e via dicendo. Beh, quanto ci vuole più o meno per fare un... Ecco, questo controller qui, quanto ci vuole per fare una cosa del genere? Allora, parto da quando Andrea mi aveva contattato, no, per questo possibile progetto. Quindi alla fine di solito si procede con un rendering della possibile idea che viene sviluppata dal cliente. E assieme a me, attraverso appunto l'utilizzo di programmi di grafica, viene fatto un rendering e poi ci si discute sul possibile design finale. Questa cosa aiuta molto non solo il cliente per farsi un'idea di come può venire fuori il risultato finale, ma quasi soprattutto a me, perché so bene dopo come procedere. È come avere una progettazione, no? Di base, da lì si procede con il resto. Un pad del genere, per quanto possa sembrare semplice, perché alla fine è nero e giallo, comunque richiede circa una settimana di lavoro. Mm. Tra lo smontaggio, la preparazione dei pezzi, la verniciatura e l'effetto, quello che faceva vedere Simone, dell'effetto lucido del logo di GX, quella è una lavorazione che richiede più tempo, è un po' più particolare. Anche lì bisogna stare molto attenti, perché poi il lucido che c'è sotto non deve essere più toccato, o meglio, non si può più modificare, quindi lucidare, perché sennò andresti a rovinare quello che è il trasparente opaco. E per un pad così circa una settimana. Poi ovviamente se il design o la grafica fosse più complessa, più dettagliata, il tempo aumenta. Infatti quello che dicevamo prima, un po' il mio obiettivo sarebbe quello non di fare una produzione di massa, cioè quindi farne 100 tutti uguali, però con una qualità mediocre, ma fare pochi pezzi e per quei pochi pezzi lì dedicare la giusta attenzione ai dettagli che per me sono molto importanti. Quindi fare appunto pezzi unici, studiati assieme al cliente, alla persona, al ragazzo che vuole appunto personalizzarlo. E bene o male limitazioni non ce ne sono, se non appunto parti troppo dettagliate che sono uno spazio così piccolo, sono un po' difficili da eseguire. È per quello che sto aspettando di personalizzare una PlayStation, che quelle sono due tele bianche. Spoiler! Io non ho detto niente. Infatti, questo, cioè, la leggo i commenti. Allora, a parte ti fanno tutti i complimenti, perché sembra uscito di fabbrica, è perfetto, sì, è bellissimo. Fa molto piacere. Vedo anche un shut up and take my money, così. Ma guarda, lo direi volentieri anch'io mille volte. Esatto. Infatti, che leggessi l'ultimo commento arrivato. Voglio un Elite V2 con la faccia di Cizuz e delle Fuxia paga Renato. Buonasera. Va bene, ok. Hai già un cliente, sai. Beh, perfetto. E praticamente, infatti, gli altri commenti che si accavano dicevano: ma riesci, allora quando la console principale, quando riesci a personalizzare la console, fai anche le console, eccetera. Che, vabbè, come dicevamo prima, insomma, molti odiano quel bianco, non solo del pad, ma anche della stessa console, esatto. E quindi non ti nego che... io stesso, insomma, se avessimo la possibilità, parlavamo con Simone l'anno scorso, se avessimo avuto la possibilità di avere una PlayStation 5 diversa da quel bianchello lì,
schifo non ci avrebbe fatto. La cosa fortunata è che Sony ha dato una mano a chi fa questo lavoro a poterli personalizzare, perché sì, col fatto che sia molto semplice rimuoverle e metterne delle altre, direi che è solo un... cioè loro ti dicono no, non le potete vendere. Esatto. In realtà, beh, Cicciuzzo, guarda... Infatti, secondo me, la stessa Sony ha in programma di buttare fuori sul mercato plate ufficiali con diverse colorazioni, come aveva fatto con la 4 sulla 4. Flat. Esatto, ne ho un esempio qua. Sì, è vero. Simone ha quello bellissimo giallo, ti racconto. Ah, bello. Beh, sì, tra l'altro è vero, io ce l'ho già colorata GX, la mia PlayStation 4, il primo modello della PlayStation 4, perché appunto in Giappone li vendono, tra l'altro ne vendono alcuni che sono esclusivi per il Sony Building, quindi se tu vai al Sony Building di Tokyo nel quartiere di Ginza, perché ormai credo che... Sì, se andavi, vabbè, comunque... si potrà tornare ad andarci. Lì non è quel senso, che essendo la fatta fuori commercio, immagino che anche... Sì, esatto. Comunque... C'è un altro commento che chiede la Cappella Sistina sulla VS5. arriverà. No. Comunque lì vendono... Con il budget adeguato si fa di tutto. Beh, si può fare. Li vendono, infatti, cioè, sarebbe figo vedere quelli proprio di Berta nei negozi. No, scherzo. No, per il discorso che hai fatto prima, meglio farne pochi, ma buoni. Il discorso che ha fatto lui. Beh, certo, stavo scherzando. Ecco, però questo è uno spunto interessante, che riprende un po' il discorso che facevamo prima. Non so se vogliamo parlare comunque per un... chiaramente questo è un lavoro artigianale, ovviamente, certo. Non è qualcosa che viene fatto così per hobby. Questo è il tuo lavoro, questo è un lavoro appunto artigianale, come tale, insomma, ha un suo costo, chiaramente. Non possiamo pensare che un lavoro di questa qualità, di questa fattura, insomma, venga fatto grossolanamente, ma soprattutto con pochi spicci. In media, insomma, quanto per un pub molto semplice, tipo questo, per esempio, una settimana più o meno, giusto? Un lavoro di una settimana. Una settimana, tenendo conto ovviamente dei tempi di asciugatura della vernice e tutto, che non si possono forzare, perché sennò rischi di rovinare tutto il lavoro. E come prezzario, cioè, si pensa che magari con 30 euro, 50 euro si può colorare, invece è un po' sbagliata come ottica, nonostante appunto il DualSense adesso non lo si trova sotto i 65 69 euro. Sì, esatto, cioè costa un po'. Quindi è forse quello, no? Faccio l'esempio più semplice, che è quando ti portano magari il casco, perché ogni tanto mi capita anche di fare quelli, e che ti dicono ho speso 1200 euro perché è in fibre di carbonio, però non vuol dire che il mio lavoro allora deve essere svalutato perché hai speso tanto per esatto, anzi, cioè, non è essere presuntuoso, anzi è cercare di mettere in chiaro le cose, perché sennò viene appunto svalutato quello che è il mio lavoro, e quindi non è un modo per approfittare del cliente, proprio sapere che io ci dedico una settimana, tra cui appunto rendering, spedizione, insomma si fa un pacchetto di prezzo unitario, quindi il prezzo è sicuramente sopra i 150, ecco, 150-200 euro potrebbe essere un prezzo base. Può sembrare tanto, lo so, mi rendo conto, infatti io non obbligo nessuno a farsi fare qualcosa da me, però è un modo per far capire alle persone che appunto tutta la cura che metto nel dettaglio, appunto perché poi si rendono conto che tra le mani hanno un pezzo che non è la skin adesiva che si mette sopra, esatto. O una colorazione fatta... esatto. Skin adesive che io personalmente ho sempre odiato, perché poi col tempo vanno a deteriorarsi, a staccarsi, a parte quello c'è tutto quanto. E invece con un lavoro di questo genere sicuramente, tra l'altro io non mi aspettavo, io sono completamente ignorante dal punto di vista artistico, se io provo a disegnare qualcosa viene fuori probabilmente un mostro, cioè anche se il soggetto è il mostro viene fuori peggio del mostro, quindi quando hai illustrato l'aerografo non pensavo anche che si potesse ottenere quel livello di
di dettaglio, quel livello di precisione, perché per come l'avevo inteso io era appunto una bomboletta, però da quello che so la bomboletta comunque rimane, anche se cioè, rimane comunque un getto di una certa dimensione, esatto. Se invece con l'aerografo, da quello che ho capito, sei molto più preciso, riesci a fare linee anche molto più sottili. Sì, esatto, perché paradossalmente qui sul pad si vede poco il lavoro di aerografia, cioè è un mezzo per ottenere quel risultato, perché qui sono ovviamente stencil, ma per un, cioè, un fatto proprio di precisione, non posso iniziare a mettermi lì a perdere tempo per farmi i simbolini della play fumati o diventare matto, quando appunto lo stencil si risolve quel problema lì. Un aerografo riesce, cioè l'ugello di un aerografo a volte raggiunge anche lo spessore di un capello, per farvi intendere, ok? Quindi la precisione poi è tutta una serie di fattori, quindi diluizione del colore, pressione dell'aria, quanto il lago va indietro, quindi lascia il passaggio del colore. Però bene o male sì, si riescono a ottenere linee molto fini, e poi cioè, la cosa bella è che si ha un'unione anche delle tecniche. Non è che se utilizzi l'aerografo non puoi utilizzare il pennello, se utilizzi uno non certo. Anzi, a volte la combinazione delle due tecniche porta a bei risultati. Infatti, se posso permettermi, vi faccio vedere di nuovo quello della la plate che ho fatto per Horizon. È un misto tra bellissimo. Pennello ed aerografo. Aspetta, tienilo a schermo che cambio. Ok, così dovrebbe vedersi un po' meglio. Bellissimo, ragazzi. Cioè, quello è una maledetta opera d'arte, cioè, fantastico. Qui cioè, sei sempre su una settimana di lavoro, però qui più che tempi di asciugatura della vernice hai tutta una settimana di lavoro magari sul disegno stesso. Sul disegno, chiaro. Ma infatti la cosa che mi ha stupito molto nel vederlo è che è anche una cosa che alcuni hanno scritto in chat. Sembra davvero uscito dalla fabbrica. Cioè, io il paragone... Vero. Sì, no. No, nel senso che è precisissimo, è perfetto. A me mi ha ricordato molto come cioè, proprio la qualità della plastica esterna. Io non avrei mai pensato che artigianalmente si potesse fare un effetto di questo tipo. Cioè, mi è stupito molto. Mi fa piacere, ovviamente. Cioè, è assurdo. Cioè, per fare un paragone alle persone che magari ci stanno anche guardando, non so se vi ricordate quei controller Xbox che potevi fare personalizzati e te li mandavano a casa proprio Microsoft. E poi tuttora, se non ricordo che male. Tuttora mi pare non hanno una sezione esatto per... Sì, dovrebbero essere ancora disponibili. Quando ti arriva a casa, tu lo guardi e dici, ah ok, è il controller colorato diversamente, e tu dici, cazzo, però la plastica è precisa, è colorata bene, è assurda. Oh ragazzi, questo è ancora più figo, cioè nel senso... È fatto a mano, è ancora meglio di quelli che ti dà Microsoft quando te li crea. E tra l'altro noi abbiamo anche il controller così. Anche perché Microsoft comunque stampa quelli lì, li stampa esatto. In serie, nel senso esatto, che stampa, poi, realizza il singolo pezzo in vari colori, in massa, e poi tu vai a comporlo con pezzi che già esistono. Tu invece col tuo lavoro di progetto vai a personalizzare ogni singolo elemento del controller sul gusto dell'utente, facendo cose che la personalizzazione di Microsoft non ti darebbe, perché chiaramente sei limitato alla gamma di colori che certo. Hanno deciso di fare. Paradossalmente esatto. Anche i tastini, no? Quando come mai il prezzo può essere anche elevato? Perché se si pensa che in un controller la media è dai 4-8/10 tasti, e volendo si possono personalizzare bene o male tutti, ovviamente grilletti e stick magari si evita solo per un discorso di cioè durevolezza nel tempo, e quindi perché i grilletti e appunto gli stick sono quelli soggetti di più ad usura, si rovinano i gommini, quelli dello stesso DualSense o dello stesso pad di Xbox, quindi sarebbero soggetti molto ad usura. Però sì, esatto, si riesce a fare, non so, del tasto A X un colore, uno di un altro, insomma, e tutto quello lì richiede un lavoro manuale, quindi una preparazione dell'oggetto, una verniciatura, una finitura, che anche lì sulla finitura non è che dando poi il trasparente risultino subito belli che pronti, ma bisogna magari fare l'imperfezione. Perché puoi stare attento quanto vuoi, fai 10 volte un lavoro e 10 volte ti viene bene, l'undicesima stai sicuro che gli astri si allineano,
succede di tutto. Esce il patatrano. Sì, perché è un classico. È anche chimica, no? E quindi componenti, umidità, aria, calore. E può succedere veramente dalla piccola imprecisione un patatrà che ti domandi: ma scusa, fino a ieri ho fatto così, oggi per lì capita cos'ha? Esatto. E lì è un sbatterci la testa, è un provarci. Anche qual perché, è il lavoro più impegnativo, prima, impegnativo che è nato che hai fatto. 15 anni fa la mia passione, al tempo non c'erano mica tutti questi video, tutorial, tipo come tirar fuori l'aerografo dalla scatola, non c'era al tempo. E allora bisognava un attimo arrangiarsi, cioè, ho sempre sbattuto la testa, ma la vedo molto come un fatto positivo, nel senso, se certe tecniche me le sono inventate, poi vedi che sono magari simili ad altre, allora ti fa anche piacere, no? E sai che magari è il tuo metodo di applicare la vernice, che poi se lo fai vedere magari a un professionista da più di anni che fa solo quel lavoro lì, ti dice: ma perché fai così? Però se alla fine il risultato, insomma, è quello, cioè il fine giustifica, insomma, i mezzi, ecco. Ma tu hai avuto un mentore inizialmente o hai fatto tutto autodidatta? No, sottolineo quanto ho fatto da autodidatta, e quindi la prima cosa che ho fatto quando è arrivato l'aerografo è stato smontarlo, perché non sapevo come funzionasse. E quindi, cioè, capire perché ottiene quel tipo di getto lì, quel tipo di... E poi la cosa difficile, diciamo così, dell'aerografo non è che una matita che prendi in mano e tracci un segno ed è quello. L'aerografo, come appunto lo stesso colore, ci sono tanti fattori che vanno ad incidere su imparare. Sembra che esagero, però certi risultati soddisfacenti li vedi dopo una decina di anni. E cioè, per dire, ok, adesso possiamo iniziare a fare qualcosa, e perché non è così immediato. Ma infatti si capisce dalla qualità che non è così immediato, cioè. Poi ecco, come dice Simone, cioè, il discorso è che se poi vuoi andare a fare appunto anche i lavori, quelli di fino, lì è un altro paio di maniche, perché un conto è tirare indietro il grilletto e fare una campitura, un conto è iniziare a fare i dettagli piccoli, però dopo, ecco, il fatto di sperimentare, di compravo i kit dei colori primari perché al tempo non volevo spenderne troppi di soldi per prendere il verde, il viola, di altri colori che poi non sarebbero stati mai utilizzati, quando invece con i primari te li fai tu, è più divertente, trovi la tua gamma di colori che ti interessa, però compravo lotti di colore e non sapevo neanche se andavano bene per le mie esigenze, e quindi... Certo. Ma però fa parte dell'esperienza, quindi... Ma tra tutti i controller che hai fatto, quello che ti ha fatto più penare? Oddio. Che c'è, cioè, proprio difficile da... Perché io tra l'altro ne ho visti alcuni che hai sul tuo profilo Instagram, che hanno proprio... Dei pezzi di... tipo sembrano action figure, pezzi di... Quella è stata una collaborazione con un ragazzo olandese, mm-hmm. Che è nato... Ma che poi vedevo l'altro giorno su qualche post lì, dei gruppi su Facebook, che qualcuno aveva comprato delle skin, o adesso non mi ricordo se i LED del DualSense, e li aveva comprati da lui. E io l'ho conosciuto attraverso un adesivo che volevo mettere sul LED dietro del mio DualShock, e dopo 2 settimane che non arrivava l'ordine, l'avevo contattato, e la cosa bella è che nel momento in cui mi aveva risposto mi ha detto: te ne rimando uno indietro, e gli avevo detto: guarda, io faccio aerografie, se ti potesse interessare, perché ogni tanto, cioè, è sempre comodo buttare una parola, tanto la gente se gli interessa comunque poi ti scrive, e il fatto vuole che, cioè, lui in quel periodo lì stava costruendo un DualShock con i pezzi di un alien, e quindi fare proprio una scultura, e non sapeva chi mandarlo a verniciare, quindi mi ha detto: fai al caso mio nel momento giusto, e da lì è iniziata questa collaborazione. Potrebbe definirsi lui il primo effettivo lavoro magari che mi ha fatto penare, perché le forme poi non erano quelle consone, insomma, c'erano pezzi, era un misto tra modellismo e aerografia, perché quindi anche i pezzi dello stesso alien dovevano essere colorati, dipinti e tutto.
Però adesso, diciamo che i progetti che sto portando avanti adesso, che non posso far vedere niente perché è come se fosse sotto embargo, diciamo. tutto super segretissimo. Sì, no, nel senso, non avrebbe neanche senso farli vedere a metà della lavorazione. Certo. Proprio perché in questo caso qui si vedrebbero la tecnica che richiede tanti tipi di lavorazione, però si spera nell'effetto wow finale, quindi ecco, diciamo che ci sto sbattendo tanto la testa soprattutto in questo ultimo periodo, proprio per arrivare a un risultato che sia soddisfacente, che sia appunto, come dicevi tu Simone, che ti sembra che sia uscito di fabbrica. Sì, sì, sì. A me è un po' l'obiettivo, insomma. Mamma mia, complimenti davvero. Che tra l'altro, giusto per dare uno spoiler a tutti quanti, in primis a Cicciuzzo, sappi che la tua PlayStation 5 verrà dilaniata completamente. Lo so. Verrà personalizzata. Spoiler, lo so già. Verrà personalizzata. Sembra perché non possiamo dire nulla. No? Esatto. Sembra che non possiamo dire niente. Esatto. Però in realtà c'è anche un'altra sorpresa che nessuno sa. Che se ricollego a questo i messaggi della chat in cui c'erano l'intenzione di distruggere le mie console. È tutto vero. Io volevo farti una domanda invece legata a quella che diceva Simone. Qual è invece la richiesta più strana che ti hanno fatto come aerografia? Ma non per forza sul controller, anche da qualche... sì, no. O se ce l'hai anche a tema gaming pure, però in generale qual è la richiesta più strana che ti hanno fatto, assurda? Non è a tema gaming, e dal caso mi è caduta, diciamo, fagiolo un mese fa, quindi un paio di settimane fa, è fresca, e lo dicevo proprio con degli amici, dicevo, avevi presente quando ti potrebbero chiedere qual è la cosa più strana? Ecco, avevo l'oggetto, ok? E praticamente ho conosciuto un ragazzo su Instagram che fa il tatuatore, illustratore, ci eravamo scambiati un paio di battute per farci complimenti di diversi lavori, e sta un po' riprendendo il concetto dei giocattoli oppure dei cartoni animati dell'infanzia in chiave diversa. Ok, se io vi dico Mr. Potato, cosa vi viene in mente? Ah, sì. Ok. Ok, è quel diverso che mi preoccupa. Immaginate quindi le fattezze del gioco di Toy Story, però al centro ha... No! Cosa c'ha al centro? E lì mi fermo. Ah, ok. E comunque si lega a Potato, giusto? Eh? E si lega a Potato comunque. Okay. Sì, esatto, a tutti gli effetti assume ancora più significato. E vi giuro che quando me l'aveva mostrato mi ha detto potresti dipingere così, cioè mi è venuto da ridere, però, cioè che poi di base dico un concetto anche gli altri che sta lavorando, gli altri pupazzetti o quindi, è molto carino perché gioca molto sul nome, cioè tipo Winnie the Pooh, è proprio Pooh come... Ho capito, senza lag. Carino come concetto, è tutto in versione cartunesca, e ecco, quindi quello è stato... Ma quindi sono solo ridipinti? Cosa? Non hanno pezzi in più? No, lui ha proprio disegnato prima, poi ha fatto stampare in 3D, io ho colorato il toy in 3D. Ah, ok, ho capito, scusami, avevo inteso. Ma verrà fatto vedere, insomma, prossimamente. Oh mio Dio, bellissimo. Se Instagram non te lo butta giù. No, esatto. Bisognerà riempirlo di barre, di censura e tutto. Vabbè, però è il bello di questo lavoro, no? Non ti annoi mai, non hai mai... No, direi di no. Lo stesso oggetto da personalizzare. Ma infatti dalla chat dicono la qualità non è gratis, è un bellissimo controller, tra il modellismo arriva in aiuto, dicono anche. Perché sì, vero, ma infatti ho un background da diciamo modellista, a parte che sono molto nerd inside, nel senso ottimo, appassionato di videogiochi, collezionismo, insomma un bel po' di cose, e infatti avevo iniziato come effettivamente modellista, diciamo così, prendevamo i kit, quelli degli aeroplanini, che cioè ne ho ancora un paio, a guardarli mi viene da mettermi le mani nei capelli. non c'è la striscia di pennello, c'è proprio il pennello dentro all'ala dell'aereo. Ah, ok, vabbè. Giusto. Ma quindi tu hai fatto anche le statuette, quelle tipo di Warhammer? Me l'hanno chieste di dipingere. Mm-hmm. Però non le fatte per te? Non le no, fatte. Volevo comprarmi. Ah, sì.
qualcuno in chat scrive Millennium Falcon, non ti dico chi sia. Ok. Immaginavo fossi tu perché mi aveva parlato appunto di questa persona che conosceva di questo Millennium Falcon che sarebbe stato ridipinto. Vabbè, San Milano, ti chiediamo scusa per quante volte ti potesse aver infastidito. Cioè noi lo teniamo perché ci danno dei soldi per tenerlo. Sì. Ah, okay. Ci danno dei soldi, noi prendiamo dei soldi per tenerlo. Sì, esatto. L'accompagnamento, esatto. L'accompagnamento. Forse è merito suo se sono qua stasera. Beh, ovvio, certo. Tra l'altro, comunque abbiamo... Andrea, dopo dammi però la percentuale, perché... se ragioni in percentuali mi sa che non prendi molto. Ok. Comunque dai, almeno, cioè, vabbè, la PlayStation ormai l'abbiamo spoilerata, però nessuno ha visto niente, quindi è come se non fosse stata spoilerata, però ci sono anche altre sorprese, stiamo lavorando un po' di cose, adesso ci pensiamo, poi vedremo, vi faremo vedere un bel po' di cose, sicuramente vi verrà intasato Instagram tanto, dal sottoscritto. Sì, tanto. Comunque, un'altra, vediamo, un'altra cosa che ti potrei chiedere, un oggetto a tema gaming che vorresti rendere completamente personalizzabile escludendo il controller, perché abbiamo visto come li fai. Però scegli un'altra... O le pelle della PS5. O le PS5. Però dovessi... Cioè, un tuo desiderio. Parlo anche di cose molto vecchie, non per forza nuove. Okay. Però un oggetto a tema gaming, che può essere un accessorio, quello, una console... Aspetta, Andre sta postando una cosa, poi ne volevo parlare, volevo chiedere... Vorrei capire... La maschera della casa di carta, poi ne... Vabbè, poi ne prendiamo, però scegli un oggetto a tema gaming di qualsiasi tipo, anche vecchio o nuovo, quello che vuoi, che però ti piacerebbe farlo a prescindere, non che per forza qualcuno te lo commissiona, a prescindere dici, lo voglio fare. Ci avevo pensato un po' di tempo fa anche questa cosa, e... perché una delle prime, anzi forse il primo approccio con i videogiochi era stato il PC, sempre attraverso mio papà. Praticamente mio papà ha la colpa di la parte gaming e disegno. Però prima c'era il PC, solo che anche a quel tempo c'era la connessione, quella che faceva un bellissimo rumore. Vabbè, c'erano i primi giochini molto... pixelati. Il primo vero oggetto è stato il Game Boy Color, il blu. Ok, io ho un bellissimo ricordo di... Cioè, ma ce l'ho tuttora, ve l'ho tenuto in condizioni perfette. E quello sarebbe un bel oggetto. Guardavo addirittura su eBay, visto che adesso è diventato più serio come sito, e le varie scocche, anche messe in brutte condizioni, da poterle, tra virgolette, restaurare e verniciarne, farne un pezzo unico anche in quel caso lì. E quello potrebbe essere un oggetto interessante, sempre poco spazio, però con il discorso di colorare magari i tasti e tutto il back, magari farlo bello lavorato, potrebbe essere un oggetto interessante, anche perché a differenza magari di una PlayStation 5 così, è una cosa che potendo poi tipo appendere o metterti su scrivania, no? Un oggetto un po' più da avere appunto vicino. O... Sì. E anche lì, volendo, si può fare bene o male di tutto. Beh, sappi che molto probabilmente comprerò un Game Boy usato, ridotto. Ok, va benissimo. E te lo manderò. È già, nella mia mente è già lì, quindi sappi che probabilmente verrà fatto. Ma insomma, mi fai questa domanda perché avevi in mente tu qualcosa? No, non sia mai, non mi permetterei mai fare una cosa del genere. No, assolutamente. Però sappi che ho un Game Boy Advance arancione. Custom, già quello, e tra l'altro no, ha pure lo schermo retro illuminato che non c'era nel Game Boy Advance. Ah, ok. Quindi la roba Game Boy un po'... Color invece una volta non ce l'aveva. Esatto. Quindi diciamo questa roba della mi intriga, perché poi effettivamente anche dal punto di vista collezionistico molti dicono però cioè prendi l'oggetto, lo distruggi, non vale più niente, eccetera eccetera, però in realtà a parte che ha magari un valore personale, se poi è fatto in modo particolare in realtà è comunque un oggetto da collezione, da tenere, e soprattutto perché ce l'hai solo tu, quindi tutti quanti potranno invidiartelo, quindi non vedo perché non procedere a una cosa del genere. Infatti in chat dicono una Switch, chiaramente in quel caso a dare il valore del prodotto è il lavoro di artiglieria che è fatto sopra. Esatto. chiaro che se vai a fare una valutazione semplicemente come prodotto in sé, non ha il discorso è questo: un oggetto a valore nel momento in cui
le persone decidono di dargli quel valore. Esatto, e certo. Se noi andiamo a valutare il prodotto, l'artigianato come tale, chiaramente quello è il valore effettivo dell'oggetto, perché noi molto spesso diamo per scontato che quanto è raro questo qua, quante ne hanno fatte in originale. Mm-hmm. Qui invece non è la rarità dell'oggetto, perché di Game Boy ne è pieno il mondo. Mm-hmm. È proprio il tocco tuo personale che gli dai, e come te, chi comunque si occupa di questa professione, di chi fa comunque un lavoro di customizzazione di questo genere, che dà valore al prodotto in sé. No, esatto. Vai, scusa, dimmi. No, che è proprio appunto che poi la persona che te lo chiede, poi può essere quei 50, 100 o anche 500 euro, dipende insomma dall'oggetto, però dopo sarà un valore che per quella persona lì, se te l'ha chiesto, vuol dire che è inestimabile. Poi gli fai i personaggi che gli piacciono, il suo videogioco preferito, le colorazioni che gli rimandano a certi ricordi, di assumere un valore, tra virgolette, indescrivibile o inestimabile da quel punto di vista lì. Certo, assolutamente. Invece, niente, volevo appunto parlare, perché io mi ricordo di aver visto appunto. Non sapevo fosse opera tua, però io mi ricordo che un paio d'anni fa, se non ricordo, in occasione della terza stagione, dell'uscita della terza stagione della Casa di Carta, tu avevi messo mano su un oggetto a tema. Esatto, è stato una delle emozioni più forti, chiamiamole così, in fatto del mio lavoro, ed è stato un progetto molto molto interessante, perché appunto io ho seguito le prime due stagioni della Casa di Carta, quindi ero anche un appassionato della serie, e grazie a Michele, che è il proprietario dell'azienda di quella che produce quell'oggetto lì che adesso vado a dire, mi aveva contattato e mi ha detto: guarda che Netflix ci ha chiamato e bisognerebbe fare questo lavoro qui. Sono cascato dal pero, come si suol dire, e praticamente questa azienda è veronese ed è una delle più importanti a livello mondiale per quanto riguarda lo scherma. E quindi fa attrezzatura ed è lo sponsor di Bebevio. In quel caso lì, appunto, Bebevio era la testimonial di Netflix per lanciare la terza stagione qui in Italia, e la cosa che è stata richiesta appunto da Netflix era proprio quella di riprodurre la faccia di Dalí, quindi della maschera, sopra una maschera da scherma che poi avrebbe indossato Bebe durante il campionato che si era tenuto a Palermo, mi sembra, che dal caso coincideva poi con il nome del nuovo personaggio, ed è stato fatto uno spot che poi è andato in onda su YouTube, insomma. E la difficoltà di quel lavoro lì, è proprio il fatto che la maschera da scherma è piena di tutta la Foto, maglia e quindi è piena chiaro. di buchi. Cioè, io lavoravo con gli occhi socchiusi perché così avevi un'idea degli spazi e delle sfumature. Che Mamma mia. poi, vedendola da distante, ha un effetto vederla da vicino, dici cosa sto facendo. Però è stato molto bello perché nel momento in cui me l'aveva detto, mi aveva chiesto quanto tempo ci avrei messo, beh, avevo stoppato direttamente tutti gli altri lavori. E la mattina dopo mi aveva chiamato una responsabile di Netflix, che mi stava chiamando da Amsterdam ed era la referente italiana. E Forse la quindi. conosciamo. Sì, Forse la conosciamo ok. pure. Vai. E quindi ecco, si è risolto tutto nel giro di una settimana, e quindi realizzato questa cosa, e poi appunto vederla indossata da Bebe, e il fatto che sia andata anche appunto come pubblicità per lanciare la terza stagione di Netflix, scusate. È stata una bella emozione, insomma. Infatti stiamo aspettando adesso che ci siano altre proposte interessanti e io Vabbè, mi metto lì giusto. con la mano alzata. Vabbè, giusto, giustissimo. Comunque, top del top. Complimenti davvero. Tra l'altro, prima mi era venuta in mente una domanda da farti, ma ero troppo preso da quello che dicevi e l'ho dimenticata. Perché ho in mente solo C'hai attenzione. meno memoria tu del tuo cricetto, quindi te Sì. la sei dimenticata. Esatto, il mio tasso di C'è del attenzione è altissimo. professionismo C'è quasi. sempre del professionismo. Esattamente, sì, Ecco, assolutamente, assolutamente. mi è tornato in mente perché Renato mi ha sgridato. Di solito Immagino. quando lui mi sgrida mi tornano in mente le cose. Ah, Cioè,
se dovessi personalizzare, invece cioè, tu hai una serie di, immagino, svariati videogiochi che ti piacciono, no? Ce n'è uno nello specifico che vorresti ritrarre sopra qualcosa, cioè sopra un controller, sopra una console, quello che è? C'è il tuo gioco preferito che vorresti ritrarre? Ha segnato tantissimo per me Destiny, cioè quello per me è stato un gioco che mi ha segnato veramente tanto, nel senso che doveva uscire, cos'era, a settembre, adesso non mi ricordo se era il 7 di settembre, e di quell'anno lì erano iniziate ad uscire la prima beta, io al tempo non possedevo ancora una PlayStation 4, e mi riguardavo gli stessi video di gente che aveva provato la beta, più e più volte, perché mi piaceva. Poi io, la mia storia di console non è così vasta, non... diciamo che ho dedicato tanto tempo magari a, tra accademia, lavoro, così la sera non avevo neanche così tanto tempo da dedicare poi alla console, e nel momento in cui l'ho acquistato ovviamente mi sono buttato. Poi, per chi ha giocato a Destiny, quindi raid, avventure di gruppo, sì, sono qualcosa che hanno lasciato veramente un bel ricordo. Poi qui ci dicono che è all'attivo 8.000 ore, ci segnalano un 8.000 ore, è un dato reale o... Non le quantifico, quindi non saprei. Non le quantifico. Ma guarda, su Destiny io più che i miei ricordi mi ricordo le sclerate per i raid, quello sì, quello sì, mi ricordo parecchio. Ho detto sclerate per essere censurato, però... Cioè... Io mi ricordo gli errori del lancio, ma in realtà... Vabbè, quello... Con i nomi delle verdure, che c'era Cabbage, no, poi c'era... Ah sì, è vero! Ah, gli errori! Sì, gli errori! I nomi degli errori! Sì. C'era Cabbage, mi ricordo, e poi c'era... Cabbage, sì! Poi vabbè, no, ci avevo giocato abbastanza anch'io, non sicuramente così tanto come te, però anche io avevo un buon ricordo della serie. Mm-hmm. Poi allora, vabbè, tutti i giochi comunque di ruolo, tipo anche Horizon mi è piaciuto moltissimo, uh-huh, e stesso poi The Division, tutti quei giochi insomma di progressione del personaggio, e stavo giocando, non ditemi su per piacere, a Cyberpunk su la PS4 flat. Okay, adesso potete dire. Mi dispiace tantissimo. E come hai fatto? Al momento l'ho un attimo accantonato, che immagino. Vabbè, dai, l'hanno aggiornato e migliorato pesantemente rispetto al lancio. Quindi, ma guarda, poi ti dico: cioè, forse la voglia di giocarlo, o il fatto che è vero, a primo impatto avevo preso proprio una delusione, cioè proprio da dire, ma davvero è in queste condizioni? E dopo le prime ore di gioco, a parte qualche bug, sono stato abbastanza fortunato, proprio a livello di... cioè, c'era la svista, quelle cose, ma non che mi avesse influenzato più di tanto l'esperienza di gioco. Adesso è un attimo accantonato, appunto per aspettare un attimo che sistemino ancora qualcosina, poi lo riprendo volentieri, perché comunque come... scenari, sì, tutto mi piace molto. Infatti è per quello che a me attira un sacco, cioè per l'ambientazione, oltre che per altri fatti, però l'ambientazione è fighissima secondo me. Comunque ti definiscono uomo coraggioso in chat solo per il fatto che ti sei giocato Destiny con i DLC, dicendo, e anche per il credo fatto sia più per Cyberpunk. E anche per il fatto per Cyberpunk era super Cyberpunk. Comunque, sì, no, Destiny non ho avuto problemi. Ah, ok, va bene. Vabbè. Ma tra l'altro mi è venuto in mente anche adesso una cosa al volo, perché così ogni tanto mi sparano. Dovessi, cioè, a te piacerebbe prendere, che ne so, un'edizione, una collezione di gioco X e rimasterizzarla? Cioè, ovvero, cioè prendi... Cioè, lo prendi, la metti sul CD, sul computer, sì, esatto, una copia, la vendi al mercato ortofruttivo. No, tipo magari una statua, qualche oggetto che sono all'interno delle action figure, prenderlo e rifarlo per renderlo ancora più figo di quello che è. Ridipingerlo. Cioè, sembra che lo dica apposta, però era un'altra idea che avevo. No, e... ti giuro! No, tutte le domande sembrano, avevo l'idea... Guarda, mi è venuto in mente una cosa,
dirti una cosa a tal proposito. Io ho comprato all'epoca la Collector Edition dell'Arkham Knight, che secondo me la statuina come modello è bellissima. Come a livello di colorazione fa pena. Sì. È più nera, okay. È solo nera praticamente. Mandagliela a Berta. Non lo so, magari. Ma torniamo a parlare di Berta, esatto. Un giorno che passo dalle parti tue te la porto. Sai che cosa devi portargli? Sai cosa dovresti portargli? Cosa? Una scimmia. Ah, sì. La scimmia di Beyond Good and Evil. No, comunque, a parte questo, no, davvero, cioè, ti piacerebbe, ci sarebbe una edizione, una collezione che ti piacerebbe... Sì, cioè, la posseggo, sono contento di averla, ed è di Death Stranding. BBO, okay. Del pod, sì? E mi piacerebbe quella, ridipingerla come se fosse arrugginita. Ho visto che c'è stato qualcuno che l'ha già ridipinta, anche perché comunque anche se non si smonta, però assume un effetto molto più vissuto. Lì è proprio plastica, sì, infatti flat, senza sfumature e niente. Per esempio, però, la statuetta di Cyberpunk 2077, ecco, quella è realizzata Sì. Molto bene, sia a livello di scultura che a livello di pittura. Sì. Quella di Horizon, che ho anche quella, e nel senso, anche lì alcune sfumature sono molto delicate e si potrebbe fare di meglio, ecco. Però ovviamente, figurati, a livello di produzione, se hanno tempo da dedicare a troppi dettagli, insomma, se no il prezzo eviterebbe... maggiormente. Però ecco, quella di Death Stranding si presterebbe molto bene, ecco, come modifica. Rena, hai una domanda? No, sono... In realtà la stessa domanda che volevo farti era quella che volevo fare io. Quindi... Ok, tu preceduto, senza a caso. Mi hai preceduto, quindi va benissimo. Comunque, benissimo così. Concordo sulla questione della statua di Cyberpunk, perché è davvero fatta bene, è vero, concordo, è davvero fatta bene. Beh, è una bella collector comunque. Adesso sì. Quindi hanno esaurito tutto il libro, l'altro giorno sentivo sì, esatto, l'altro giorno sentivo che avevano fatto anche un meme tra la parte di pubblicità e la parte effettiva di lavoro sul gioco. Sembrano due entità diverse. Non comunicavano. Da una parte la pubblicità era sì, è il gioco più bello del mondo, poi gli altri dicevano no, fermi che no, raga, senti un attimo. Quello ne abbiamo parlato tanto in passato. E mi dispiace, però, nel senso, a livello di tutto quello che hanno pubblicizzato, e l'hanno fatto veramente molto bene, mi dispiace tanto, perché appunto la collector ha comunque effettivamente una qualità di un ottimo gioco. Certo, no, ma pensa che comunque noi l'avevamo visto, io e Renato l'avevamo visto addirittura, cos'è, il 2018 la prima volta che ce l'hanno mostrato. Sì. E sì, eravamo rimasti comunque, che eravamo rimasti comunque molto colpiti, e questo ho detto, cazzo, pensa se fanno questa cosa qui con questa qualità, la portano su un prodotto di... tot tempo, perché chiaramente la demo era limitata a quell'ora. Risposta: non l'hanno fatto. Ma quella è un'altra risposta. Certo. Ma quella è un'altra discorso. Non prendiamo quella strada, che ne siamo qua a parlare due giorni. Sì, non ne usciamo più. Io per primo. Anche in chat si stanno agitando, dicono Night City stupenda, curata nei minimi dettagli, il resto stona. Sì. quello sì. Vabbè, ma questi sono gusti, a me è piaciuto. Chiusa parentesi, non volevo aprire. No, ma tranquillo, non è purtroppo Cyberpunk, è così, cioè, è la discussione Cyberpunk è sempre aperta, purtroppo è rimasta sì, qua. Sì, non esce. Cioè. Non esce. Poi siamo una redazione di giocatori, quindi butti dentro, è come uno squalo quando vede il sangue, si attappa la pupilla e va, non capisce più niente, e stessa identica cosa per noi. Poi se becchi gli argomenti giusti, guarda, è perfetto, troverai la definizione di moto perpetuo. Va bene. Allora, facciamola così, dato che dobbiamo passare ancora un pochino di tempo, nella speranza che comunque Berta voglia rimanere ancora un pochino con noi, se vuole partecipare,
potremmo fare una tier list così al volo, yeah, a caso, yeah, così se siete d'accordo. Allora, io sì, non me lo do, sono tenuto libero. Io mi metto... cosa c'hai da fare? Allora, ora onestamente siamo in zona rossa, Simone, cosa, certo, c'hai da fare onestamente? Ma dopo una settimana di lavoro che finisci, attacchi alle 7, finisci alle 8, io credo che gli parla anche a nome di Simone, cioè tipo... Sono leggermente stanco, Cicciuzzo. Soprattutto... tu non attacchi alle 7, tu attacchi alle 10, che vuoi, scusa. No, il problema sai qual è, Cicciuzzo? A parte che non attacco alle 6, alle 10, attacco un pochino. Allora, io vedo un Brolalla tier list. Guarda, Brolalla... credo che potrebbe venire qua l'intero dipartimento di sviluppatori di Smash e picchiarmi se lo apro. quindi purtroppo non posso farlo, cioè per questioni arriva personali. Arriva Sakurai e mi dice cosa cazzo stai facendo, Simone Milone, cosa però cazzo stai facendo? Come lo direbbero i giapponesi, tu hai... Allora prendiamone una, cioè tipo Overwatch, Assassin's Creed, stai facendo... Ma... greatest video game of all time, 100 plus games, no vabbè, magari qui finisce malissimo, magari no, benvenuti alla 24 ore non stop, ci sono i protagonisti the ultimate game protags, cioè quindi le massime, allora persona 5 character sue potrebbe essere interessante. Il problema è che lo fai tu e Cicciuzzo. Esatto. Allora io già te lo dico, N va in S e tutti gli altri sotto. N Joker, N Joker in S e tutto il resto sotto. Esatto. So, vogliamo provare con i protagonisti, che più o meno sono... Di che cosa? I videogiochi. In generale. Ok, in generale. Proviamo, più che altro perché sono personaggi che magari conosciamo tutti. Io ho paura di vedere cosa c'è. Sta caricando un miliardo. Ah no, vabbè, ci sono solo questi. Ok, ci sono solo questi. Però, vabbè, ovviamente non credo li metteremo tutti, perché sennò è davvero un disastro. Sono 100. Sono questi. Sono solo questi. Ok. No, vabbè. Io direi di iniziare da... Simo, Cookie Mama va in S. Sappilo. Dov'è? È in basso sulla sinistra. Eccolo. Ok. Allora io direi che tutti quelli di Smash non li mettiamo. Tutti quelli, sì, perché sennò è... Esatto. Però, beh, c'è da dire che però qua vengono rappresentati come personaggi icona del loro videogioco. Non di Smash in sé. Trainer di Wii Fit, personaggio icona di che cosa? Trainer di Wii Fit? Trainer Wii Fit, a parte che comunque è un simbolo di come si dice di cosa? Healthy, di salute, salute, esatto. Il fatto che c'è la contrapposizione fra il videogioco e il stare bene, cioè capito, il fatto che tu possa essere, sì, ok, lo mettiamo in don't know, okay. Don't know. Okay, perfetto. Ma non perché non sai che cos'è, proprio non ci interessa. No, non ci interessa, cioè proprio, nonostante sappiamo che cos'è, non ci interessa. Io direi di partire tipo da quelli più iconici, così la gente si incazza di brutto. Tipo, tipo Super Mario. Ma Super Mario, allora, cioè, parliamo seriamente, no? Super Mario. Cioè, Super Mario è un finto italiano con i baffi che non parla, dice due parole in croce. E si basta, capisce, cioè, se è italiano, messicano, giapponese. Io vorrei far sapere che Super Mario comunque c'è la rappresentazione di uno stereotipo. Credo che gli italiani siano gli unici che non si siano mai lamentati del fatto che c'è un personaggio dei videogiochi che rappresenta uno stereotipo. Ma sai perché? Perché sì, è famoso. Perché è famoso, esatto. E quindi all'italiano, cioè per iconici vuol dire che se io vado nel deserto e lo faccio vedere a un Tuareg, lui mi dice questo è Super Mario, oppure iconici vuol dire fighi, cioè iconico nel senso che lo conoscono tutti. Iconici questi secondo me lo sono, alcuni li ho visti e anche no, però più o meno hanno una loro rappresentanza importante. Guarda, posso accettare un allora Super Mario, cioè. Allora, guarda, Renato dice A. Cicciuzzo, tu cosa dici? B, scusa. B? Renato, sì, B. Sì, okay. B, a Super Mario, per cortesia. È sorry, allora... tutta la fanbase. No,
vabbè, sono ignorante. È chiaro che l'iconicità di Super Mario è indiscutibile. Il problema qual è che se il problema qual è che se invece stiamo valutando comunque l'apprezzamento che ho per il personaggio, va bene il videogioco, ma il personaggio in sé non è che abbia mai comunicato niente di che. Se dovesse, aspetta, io voglio anche imparare. Se devo essere sincero, a me è sempre piaciuto più Wario, proprio perché era l'antieroe, perché era quello sgraziato, perché era quello avido che... Vabbè, sì, era caratterizzato, Esatto, era Mario è il classico personaggio standard. Salva la principessa, l'eroe che salva la principessa. Quindi sì, sono d'accordo col B di Renato. Tu cosa dici, Bert? Ma infatti bisogna intendere la tier list come personaggio in sé o come videogioco? No, personaggio. Personaggio. Cioè, ok, ovviamente al suo contesto. Io preferivo Yoshi, per esempio, quindi per me potrebbe essere un B. Ok, perfetto. Io sono d'accordo con voi, comunque, in ogni caso. Siamo tutti molto gentili. Siamo tutti molto, molto gentili, esatto. Commenti in chat. Di infatti scrivono già Sonic, così, a caso. Infatti, allora... Sì, no, abbiamo imparato a essere immuni. Adesso vedremo quando arriva Big Boss e tutto il resto. Allora facciamo così, passiamo davvero a Sonic. Sonic. Ok. Sonic. Ancora meglio. Allora, Sonic... Io di Sonic conosco solo il Sonic Boom. Sonic Boom! E me ne vado. Non c'entra niente con Sonic, quindi direi che si è messi bene. Esatto. Comunque, cioè... Parlando di personaggio, secondo me è molto più caratterizzato Sonic rispetto a... Perché è tutto blu, dici? A parte perché che è tutto blu. Quella è, uno era tutto rosso e l'altro è tutto blu, quindi siamo messi bene. A parte che è blu, il blu a me piace. Però è più... Cioè, proprio Sonic, anche a detta di Sega all'epoca, doveva dare quell'idea di fighetto, teppista... Cioè, doveva essere completamente l'opposto di quello che sembrava Mario all'epoca, che era carino, tranquillo, che bello, esatto, le principesse. Quello è vero. Invece Sonic era proprio il cazzone, il bulletto della scuola. Poi è arrivato Sonic 2006. Poi è arrivato Sonic 2006. E io non dimentico, e io never forget. Sonic è il maschio alfa, dicono. Esatto. Allora, carissimo... Vai. No, stavo dicendo, carissimo Renato. Dimmi, tu dove lo posizioneresti Sonic? Ma solo perché è un teppista, quindi lo metterei in B. In B? Sì. Tu che dici? Con Super Mario, perché devono stare là tutte e due. Si devono menare. Si devono da menare, esatto. Sì, devono essere lì, entrambi. Esatto. Per quanto comunque potrebbe essere molto più interessante di Super Mario. Vabbè. Che secondo me ce lo vedo la Sonic comunque, tipo che una vecchia la manda a fare il culo. lo vedo. O che ruba qualcosa al supermercato. Cioè, sì, che magari non usa i guanti per prendere la frutta. Una cosa del genere. No, quello è Mario, tipo Riot in UK. Quello è più Mario. Dice, no, guarda, ho tastato il melone. Oddio, un melone. Tu cosa quello dici, Ciccio? Sonic invece già lo vedo un po' più hardcore. Ok, quindi chi è che è d'accordo con B? Allora, io ti dico una cosa. Sonic si trasforma in un fottuto Super Saiyan. A me i giochi di Sonic non fanno impazzire, però Sonic si trasforma in un fottuto Super Saiyan. Che nell'ultimo Super Mario si trasforma anche lui in Super Saiyan. Sì. È vero anche questo. Stesso livello. Vedi? Quindi deve stare nello stesso livello per forza. Cioè. Però è un Super Saiyan gatto, la differenza è questa. Appunto, è ancora peggio. Cioè, nel senso più forte perché è un gatto. Beh. E su internet i gatti si sanno che sono fortissimi. Va bene, dai, allora ci sta B. Allora siete d'accordo con B? Siamo tutti d'accordo con B? Ma sì, dai. Io guarda, vi dico, sì, per par condicio lo mettiamo in B. allora facciamo quelli proprio, facciamo i bastardi, va bene. Snake. I bastardi in che senso? Snake, dove va? Chi? Snake. Ma quello vecchio? Quello vecchio? Sì, Snake. Io mi posso astenere?
No, Snake per forza quello vecchio, qua è caratterizzato come io mi astengo vecchio. Proprio alla grandissima. Ma perché hai paura o per quale motivo? No, vabbè, tralasciando che la fanbase cioè veramente era una delle più tossiche della storia, però il perché non hai conosciuto quella di Kingdom Hearts nel profondo, però quello anche. Ma allora io esatto, cioè nel senso perché c'è Sora, attenzione, c'è Sora, quindi cioè nel senso volevo se bene, basta, cioè che problema c'è? Quindi lo mettiamo in D. Aspetta, ma io mi astengo, io non sono in grado di giudicare questa cosa. Do un messaggio alla gente. Sì. Le persone non hanno tutti i gusti uguali ai vostri, sappiatelo. No! A qualcuno possono non piacere le cose che a voi piacciono. No, Cicciuzzo, ma è incredibile! Fatevi una ragione. No. No. Se Renato dice che a lui Snake non piace o non interessa, non è un problema. Non cioè tipo Metal Gear, cioè a me Metal Gear non mi piace, non voi non sapete un cazzo per esempio di StarCraft, fatevene una ragione. Per esempio. Ma sai che questa cosa non dei sapete... gusti, questa cosa dei gusti è molto strana, Cicciuzzo, non la sapevo, ma dove l'hai letta? Non la sapevi? No. C'era un articolo su Kotaku, se non sbaglio. Ah, ok, si sa, Kotaku è attendibilissimo. Kotaku tra l'altro ha fatto dei pezzi nell'ultima settimana spaziali. Sì. Spaziali, cioè... No, questa cosa mi sono persa, cosa è successo? Quello di stamattina su Midgard, la Shira, cioè... Ho detto no, lui è un genio. Lui è un ma è genio. Lo stesso, è lo stesso che ha commentato Six Days in Fallujah negli scorsi giorni, giusto? Sì, è sempre lui. Sempre lui. Contavo ha fatto dei pezzi spaziali. Praticamente ha fatto. Tu lo sai, sapete tutta la situazione che c'è di Amazon adesso negli Stati Uniti, c'è stato uno sciopero qua lunedì anche da noi, eccetera, insomma che vabbè, non sto qua a fare diritto del lavoro, però comunque comunque sia, diciamo che ci sono luci e ombre su questa faccenda, e in America soprattutto, e praticamente parole povere, sono scontenti di come trattano i lavoratori di Amazon, in più vabbè altre cose, e praticamente l'editor di Kotaku che ha fatto in modo che a parlare della questione di Amazon fossero come se fossero dei tweet però inviati dal social media manager della Shira, cioè della società elettrica di Final Fantasy VII, capite? Quindi c'erano questi screenshot. Cioè, noi della Shira siamo perfettamente consapevoli, diciamo, dell'impatto ambientale che stiamo avendo e dietro il disastro. Oppure manager della Shira X, voi siete solo invidiosi dei benefit che abbiamo noi come manager di Shira e non qui va tutto bene. Cioè, stamattina ho visto per poi ho detto no, bellissimo, veramente geniale, eccezionale. Geniale. Kotaku c'ha degli alti e bassi, ma quando spara queste bombe così, guarda, veramente, cioè... Fa molto, secondo me, fa molto l'autore in quel caso. Beh, certo. E poi soprattutto adesso tutti in America, nella stampa americana, si percepisce molto di più rispetto che da noi la... c'è un'autorevolezza diversa, proprio perché è una cosa che mi piace molto... ci si espone, non ha paura di esporsi di esporre certe volte o anche di esprimere a alta voce un'opinione diversa dal coro, cosa che qua non si vede molto spesso, cioè si ha paura di dire qualcosa diverso da quello che è la vox populi, si ha paura di essere etichettati come sovversivi, cioè. Invece in America vedo molto sulla stampa americana, eccetera, anche quella, una volta anche su quella europea, mi piace vedere che ci sono degli esempi appunto di persone che cercano di dare un'opinione diversa o comunque di fornire un punto di vista diverso rispetto a quello, o meglio, questo gioco è bellissimo. Esatto, esattamente. O anche comunque fanno delle vere e proprie inchieste, cioè parlare di una situazione così delicata utilizzando... esatto, anche tra l'altro utilizzando delle metafore videoludiche, ho detto videoludico per far vedere quanto ci tengo, va bene, cioè nel senso è bello, invece dalle altre, cioè qui non lo vedo, qua se penso insomma a eccolo,
aspetta che cambio schermata così si vede. Cos'è successo? No, vabbè, ma questo qua è il libro, quello di Schreier, quello sul Blood, Sweat and Pixel, sì, esatto. Sì, com'è che si chiama? Purtroppo è solo in inglese, non è, da quello che so non esistono edizioni sul Crunch. Ah, sul Crunch, sì, esatto. Sì, sì, sì. È possibile. Cioè, qua da noi non c'è stato qualcuno che dice oh, facciamo un articolo d'inchiesta su questa cosa qua, no, c'è sempre stato il sì, però vabbè, dai, confermato, oppure oh, sì, no, vabbè, buttiamo in cacciara. Ma sai qual è il problema? Forse perché noi non abbiamo così grossi contatti, magari con case di sviluppo, cose così, che... Ma al di là del contatto... O cioè, forse non abbiamo il coraggio di esporci così tanto perché ci cadiamo addosso se parliamo troppo male di un determinato... Esatto, cioè tu pensa che cosa può succedere a un editor che dice, guarda, a me sta cosa... Cioè, al di là comunque del fatto che queste cose sono poi portate anche all'estremo con le minacce, certo, di morte, e non qui, che fa schifo, che fa schifo, chiaro, cioè sta gente, chiamatela con il nuovo nome, cioè malati di mente. Sì, sì, il problema è più che altro parlare, cioè portare un punto di vista diverso a una questione che invece genericamente viene vista come... Cioè, quello che voglio dire è che in Italia io non vedo opinioni discordanti dal coro. Sì, ecco, capito? Cioè, questo. O comunque nessun tentativo di inchiesta vera e propria, come giornalismo videoludico, diciamo. Cioè, a parte ovviamente rarissime eccezioni e le firme mega autorevoli. Però per il resto non si vede. Forse si vede poco, anche... si vede poco. Si forse sai cosa, e ci mettiamo in mezzo anche noi, perché giustamente comunque non è che ci possiamo astenere da questa cosa, però le testate che si occupano di videogiochi sono viste non come dei prodotti di giornalismo, ma come dei prodotti di intrattenimento o comunque informazione relativamente all'intrattenimento. Quindi comunque la news che tu vedi sul gioco X non la percepisci come leggere la news, la notizia su una testata giornalistica o guardare un telegiornale. È come dire che sono due mondi separati. Quindi i giornalisti, nonostante comunque ci sono colleghi nostri che hanno fatto tutto il percorso per giornalismo e scrivono, oltre a che per siti che trattano solo videogiochi, anche per stampa generalista, non vengono comunque percepiti, secondo me, questi prodotti, questi articoli che noi comunque ci impegniamo a fare, come un prodotto di giornalismo. Quindi non ti aspetti da questo, da un sito, a meno che può essere Game Experience o qualsiasi altro, un articolo d'inchiesta. Sì, sì, a meno che non viene fatto da una testata generalista. Che a però meno che non viene fatto da una testata generalista, o da meno che non viene fatto da una testata americana. O esatto. In quel caso noi ci rimettiamo a riportare la notizia e basta. Esatto. Ma senza dare un giudizio, senza dare un'opinione. È vero, cioè, è vero. È successo questo, hanno scritto quest'altro, fine. Fine. È vero. Un po' dispiace, ecco, per questo quando vedo invece pezzi del genere su Kotaku, da altre parti, cioè anche sfilettate IGN sono state date, quindi c'è, sì, comunque. Sì, vabbè, lì perché era IGN che ha avuto l'esclusività proprio di Six Days in Fallujah del primo trailer. Esatto. Chiaramente hanno fatto pesare di più il profitto dato al fatto che era un'esclusività, cioè hanno pubblicato un trailer in esclusiva rispetto alla questione morale che c'era dietro, esatto, all'etica professionale. Esattamente. Quindi mi piace questa cosa, la riscontri tranquillamente anche nel giornalismo classico, non solo nel quello. Sì, però cioè, sei d'accordo con me che il livello di discussione è nettamente più elevato? Più elevato. Ma proprio nettamente più elevato rispetto a altri episodi che si sono visti qua. Cioè, sì, quindi, sì, proprio c'è una maturità di fondo molto, molto più alta, secondo me. Però, vabbè, comunque. Comunque, la cosa che mi fa piacere è che siamo arrivati a parlare di questa cosa estremamente seria. Da una tier list di personaggi di videogiochi. Io sono estremamente fiero di questa cosa. Questo è quello che mi piace a me, esatto, queste cose. Sono fiero di questa cosa. Questo è quello, ecco perché spingo molto. Cioè, mi piace molto questo tipo di sono molto fiero.
Tra l'altro, tutto ciò, la chat... dove lo mettiamo? Aspetta, perché io mi astengo. Dalla chat ci dicono buonasera, chi è quello con gli occhiali? Quindi immagino il povero Berta è stato definito come quello con gli occhiali. Però gli occhiali. Per far capire, no, Berta è quello che ha fatto questo bellissimo controller qui, che vedete qui. Giusto, abbiamo parlato ne abbiamo parlato fino adesso, lavoro, sostanzialmente. Fino adesso, esatto, quindi, fino a 10 minuti fa. No, ma che prolungato! Ma stiamo scherzando! Anzi, tra l'altro... veramente un piacere. Ne approfitto per rispammare il suo account Instagram, cercatelo, sì, Berta Airbrush Artist. E riguardatevi l'inizio della live quando verrà ripubblicata in differita, così almeno assolutamente guardate tutto. Tanto vabbè, il controller lo state vedendo adesso, sì, non è una foto, è un video, ma no, questo è proprio vero, esiste, non è photoshoppato. Okay. Mettitelo nel naso così fai vedere che è vero. Non posso perché, però potrei... Inception? Nella telecamera, nella telecamera. Molto bene, quindi tutto molto bello. Ti piace? Sì, bene. Ok, comunque in ogni caso stavamo dicendo, torniamo alla tier list. Aspetta, ci devo riuscire. Allora io mi astengo su Snake, qualsiasi cosa riguardi Metal Gear. Addirittura sei così drastico. Ma cioè, nel senso, io ogni giudizio che darei sarebbe iniquo, perché comunque c'è, cioè, le cose che so è... ciao, sono Berta? Non so se volessi dire Kojima maestro. Berta, tu cosa ne pensi della serie? Cioè, ti piace, non ti piace? In verità io ho la colpa di non conoscere così bene il titolo, nel senso vorrei recuperarlo, però non sono... No, ma non Berta, sono... non è una colpa, cioè, diciamolo una volta per tutte. Esatto. Non è una colpa. No, tranquillo, non ti preoccupare. Anche perché hai detto che dedichi un sacco di tempo del tuo tempo, hai dedicato per un sacco di tempo il tuo tempo libero lavorare sui tuoi progetti, direi che ti fa onore questa cosa. Ti fa onore che tu abbia impiegato il tuo giusto tempo per il tuo lavoro, che non come Italia. Anzi, buttarlo come facciamo io, Simone. Esatto. Allora, io direi che per onore di tutti i presenti in questa live lo metterò in D. Va bene. Lo metterò in D. Io vi ringrazio per aver seguito fino adesso. Grazie, ma che vengano pure, cioè, in ogni caso, grazie per il supporto. Allora io passerei adesso a un personaggio che di solito viene considerato estremamente inutile: Bomberman. Ok, Bomberman S. Bravo, vedo che stiamo in sintonia. Bravo Renato. Ok, scusa. Ovviamente S. Tu Cicciuzzo cosa dici? Io lascio la parola a te. Ah, lasci la parola a me, Berta. Lascio la decisione sulla a voi. Fiducia. Indubbiamente S, bravissimi ragazzi. Vedo che avete dei gusti perfetti, bravissimi. Ovviamente vabbè. S. Simo, io l'ultimo personaggio lo dico io qual è. Qual è quello che dobbiamo decidere? E poi tutti e tre, non dico chi sono i tre, ce ne andiamo. Sì, e scommetto che nessuno, cioè quello che rimane non noterà la differenza. Ok. Adesso capirai perché. Allora, vabbè, Kratos. Ok. Kratos. Kratos. Oh, Kratos spacca. Allora, diciamo, io ve la dico io. Allora, io penso di aver seguito lo stesso percorso di maturità di Santa Monica, no? Cioè, nel senso che tu fai God of War 1 e te rode il culo e vuoi sfornare la galassia. Perfetto. Fai God of War 2 e dici, sai che c'è? Era una figata fassero del culo. Continuiamo così. Fai God of War 3 e dici, mo vai, ne proprio rotto il cazzo di tanti. Poi fai 30 anni e dici, poi fai 30 anni per le balle. E dice, non voglio sentire nessuno, non voglio rotture di scatole. Lasciatemi in pace. Lasciatemi qua, basta. Cioè, quello che devo fare, fine. Sono e invece no, arriva e dice, vabbè, allora mi dovete rompere le palle, perfetto. Quindi io mi sento molto affine a Kratos. Ok, da questo punto di vista. Quindi, esatto, quindi io direi tra S e A, secondo me. Ma io Pazzo! Sì, no. Ma Kratos spacca, cioè, in coso pelato, ricoperto di cera, che sbraga la montagna a cazzotti. Kratos, cioè.
Kratos comunque, cioè, quando doveva menare le mani, menava le mani, ha avuto i suoi momenti di interiorità, ha avuto, ma ha fatto anche cose buone, cioè, ha fatto ha avuto il suo momento di sviluppo del personaggio. Io avrei solo da dire sul finale del 3, ma quello è un altro discorso. Però sì, secondo me... Vabbè, ma quello tutti, però cioè, al di là di quello, cioè, voglio dire, è uno che ha sprecato, cioè da solo ha detto io ti tiro giù una nazione, okay, da solo. Effettivamente. E neanche perché, ma per il gusto, perché c'aveva... Perché lo posso fare, va bene, perché Sugar, come siamo? Esatto. Perché okay. Non vedo perché se io sono sveglio gli altri debbano dormire. Esatto, cheat. Perfetto. Cheat. Allora, bravo. Io direi un anime A... Sì. Ah, va bene. Ok, passiamo a un'altra pietra miliare del mondo dei videogiochi. Jax il geco. Che non dici perché l'hai comprato di recente il gioco? No, assolutamente, soltanto per il fatto che forse è uno dei platform più belli del pianeta Terra, solo perché ci giocavo da piccolo, in realtà è un gioco di merda. Però... E l'hai riscoperto adesso? Sì, l'ho riscoperto. Adesso. No, ma non è che l'ho riscoperto. È sempre stato con me nei miei pensieri. Però col fatto che hai realizzato questa cosa, hai realizzato la cosa solo adesso, perché come le ernie, come le ernie, come quelle che mi stanno scoppiando in questo momento. Esatto, io direi esatto. Però non so che conoscenza avete voi del personaggio. Io conosco solo la serie di nome, no, zero, sì. Zero. Solo la serie e la storia. Potrei metterlo S. Valgo per il meme a livello estetico io. Esatto, vai bene, io mi fido di bene. Allora, io per il meme lo metterei in S, però in realtà dobbiamo giudicare effettivamente il personaggio. Il personaggio, quindi lo metterei in S. Ok. Allora, andiamo avanti. Next. Prenderei un personaggio locale tipo Freeman, così. Ragazzi, io non posso votare. Però votate voi, prego. Vabbè, Gordon Freeman, cioè, io non posso votare perché... Bene metterlo in S. Cioè, Gordon Freeman per me si sposta direttamente là sopra. Però faccio scegliere... Devi voi. Solo double cliccare, cioè... Sì, è fatto. Beh, fai il God Tire al massimo. Fai... Dovrei crearlo nuovo, è vero. Non lo puoi allargare, strecciare ovunque. Metterlo io. Facciamo comunque. Però lo metto, guarda, davanti a tutti gli altri. Che comunque... Okay. Gordon Freeman vicino a Cookie Mama, secondo me ci sta. Ah, un suo perché. Ci sta. Cioè, ha un suo perché. Ma è un privilegio per Freeman stare vicino. Esatto, è un privilegio per Freeman. Esatto. Tra l'altro ho visto un video su YouTube, ho visto solo la thumbnail, quello devo vedere. C'è una tizia che praticamente ha fatto Real Cookie Mama. Cioè, sì, che usava le ricette di Cookie Mama. Usava le ricette di Cookie Mama fatte da... Sì, sì, con le stesse tempistiche, con gli stessi tagli. Ho visto solo l'anteprima della thumbnail e adesso dopo, infatti, è la prima cosa che faccio. Impossibile, comunque. Vabbè, posso chiedere una cosa? Posso chiedere una cosa a questo punto? Sì. La piantina di Plants vs. Zombie me la metti in S? Bah, dov'è? Eccola, subito, scusatemi, non avevo vista. La piantina di Plants vs. Zombie, ma chi cazzo l'ha fatta? C'è della roba veramente agghiacciante. Agghiacciante. Baxi, che credo che sia una delle cose peggiori che siano capitate su questo... No, ragazzi, ma c'è roba... C'è Croc. Cioè io Croc, a parte che ho un odio smisurato per Croc, lo metterei proprio, guarda, davanti Snake, giusto perché deve stare lì. Però vabbè. Ma c'è la rana di Frogger. No, a fianco a G. Io lo metto vicino a Croc. Sì, anzi, la metto proprio davanti a Croc. Perché è giusto che sia lì. Poi passiamo a un personaggio che tutti amano, ma sotto sotto noi odiamo e detestiamo all'infinito. Pikachu. Vabbè. Odio totale. Top di merda. È un top di merda. Ne siamo così. Cioè, tra tutti i Pokémon ne avrei preso Pikachu. Cioè. Pikachu. Perché rappresenta. Vabbè, è una mascotte. Potevano prendere Gengar. Potevano.
Ma ragazzi, potevano mettere Magikarp. Charizard, ragazzi. Cioè, Charizard. Magikarp. Charizard, io direi che Masuda lo sta un po' troppo rilanciando, visto che è ovunque. Abbiamo due versioni di Charizard. È stato il primo ad avere la Gigamax. Direi che Charizard è già abbastanza. No, è spammatissimo. È un cazzo di drago, cioè, ragazzi. Ma non è neanche drago. È un cazzo di drago che non è neanche drago, vedi te. È vero, un drago che non è drago, perché in realtà non è certo. Colpa mia, cioè. Sì, esatto. Ma ricordo che Executor è un drago, quindi c'è. Esatto, Executor è un drago. Quindi non fa testo. Non capisco poi perché abbiano scelto lui come rappresentante dei Pokémon e non Diglett, che sappiamo tutti essere il Pokémon più bello del pianeta Terra. Non ti rispondo. Come? Non ho capito. Dove lo mettiamo? Cioè, qua ci vuole una consapevolezza fra odio e quello che è il personaggio, però. Che colore è Pikachu? Giallo. È giallo. Mettilo in C. Ok. Dove l'hai messo? Quindi C. Dove l'hai messo Mario? Mario in B. Okay. Sì, infatti io direi che le flat icon le mettiamo tutte lì, cioè. Secondo me è ai livelli di Mario per quello che abbiamo detto. Ah, ok, quindi per quanto l'odio, comunque l'iconicità che ha, l'importanza che ha è totale. Va bene. Anche se non è così importante Pikachu per il gioco di Pokémon, lo è per il brand. Sì, è vero, lo è per il brand. Sì. Dai, parliamo di Five Nights at Freddy's, che vedo che c'è. Ok, ti metto subito. Non ho capito per quale motivo. Ma guarda, cioè, hai visto? Non so cosa è successo. L'hai citato e definito di fianco a Trainer Wii Fit. Cioè, io non ho fatto niente. È incredibile. È andato subito lì. È incredibile. Non me lo sarei mai aspettato. Parliamo di un personaggio magari decisamente più serio, tipo Duke Nukem. Beh, totale, lui il maestro finale. Ecco un bel ricordo che avevo di primi giochi su PC, è proprio Duke Nukem. Lo metto però di fianco a Cooking Mama, cioè c'è proprio Gordon, Cooking Mama. I giochi di quel livello lì adesso non esistono. Non esiste. È un peccato. Non posso neanche provare a pubblicarle. No, è un peccato che l'ultimo veramente è indecente. È vero. Indecente proprio. Io ho particolarmente amato Duke Nukem Manhattan Forever. Manhattan Project, scusami. Io giocavo quello in 2D. In 3D. Ah, in 2D. In 2D. Sì. In 2D poi l'hanno fatto anche per 3D, no, per DS. Mi pare, però Manhattan Project... Si è fatto una merda per DS che era uscita insieme al Forever, e se il Forever aveva i suoi problemi, quello DS era veramente una merda. Sì, era orrendo. L'avevo provato, era talmente fatto in fretta, buggato, che era veramente una cosa inquadrata. La cosa che gira particolarmente... Ancora la confezione lì da qualche parte. Infatti io avevo Duke Nukem Manhattan Project Retail, non so che fine abbia fatto, perso per sempre. Se volete lo cerco adesso. Ce l'hai? Dovrei avercela portata, quindi. Vai. Subito, se mi date prego, un secondo, vada. Cerchi, faccia pure, si figuri. Vadi. Non ci incischi, batti. Batti lei. Allora, prendiamo un altro po' di personaggi. Comunque, il protagonista di Yakuza io lo metterei in S. Guarda. Eccolo, bravissimo. Bravissimo. Aspetta, che cambio camera. Era comunque in 3D, però... Sì, era in 3D, ma 2D. Cioè, nel senso, esatto, sì, bellissimo. Esatto. Bellissimo. Non era in prima persona, se non ricordo male. No, esatto. Me lo ricordo... No, non era in prima... Cioè, era proprio... Aspetta, stai fermo. Ok, eccolo. Cioè, era proprio a scorrimento. Cioè, tu lo avevi tutti i livelli a scorrimento. Okay, e okay, sì. Cioè, infatti cercarono di rifarlo uguale sul DS e fece schifo a cazzo. Uguale un par di palle. No, infatti. Comunque, sì, quello di Yakuza lo mettiamo in S, ovvio, di base. Eccolo qua, Critical Mess si chiamava. Ah, bravo, Critical Mess. Ha un Metacritic di 29 su 100. Capolavoro, direi quasi capolavoro. Veramente... Ciao, facciamo incazzare un po' di persone. Per fortuna lo provai emulato al tempi, perché se avessi speso 40 euro, se avessi speso 40 euro in questa roba, mi sarei veramente vergognato di me stesso. Io avrei fatto di peggio. Comunque, facciamo incazzare un po' di persone lato Xbox. Marcus Fenix.
Non ho capito, non ho sentito, scusa. Marcus Phoenix. Ah, Marcus Phoenix. È cagliato, dai, cioè, nel senso, è qua. Voglio dire, fa tutto quel casino, portarsi l'armatura appresso, tutto quanto, tutto questo, senza collo, cioè, tu hai la mia stima in veritura. Ma praticamente Marcus Phoenix è un po' un Maurizio Costanzo con Lancer, quindi. Sì. Con Lancer e con la mosca sul mento, che è una cosa che non va più di moda da... se mai è andata di moda, cioè, nel senso... Sì, è vero, è vero. È esattamente. Comunque merita la mia stima, cioè, voglio dire. Ma allora... Il pari di Kratos, forse. Ma, come... Sì, sono d'accordo con Bert. Sì. Il pari di Kratos. Al pari di Kratos, sì. Ora, questo ragazzi è tosta. Joel di The Last of Us. Madonna, tu vuoi veramente la mia opinione su Joel? Tu vuoi veramente io? Cioè, che cazzo ha fatto Joel? Cioè, è uno che si trova in una apocalisse zombie, è morta la figlia e poi va a fare... Cioè, ragazzi, è uno sfigato come qualsiasi altra persona, cioè, non ha... Cioè, ma io... Cioè, questa non mi sembra la tier list dei migliori personaggi delle serie TV Netflix. Cioè, è quella dei videogiochi. Esatto. Minchia, ragazzi, sto dicendo che cattiverie. Cioè, comunque... Allora, io ti dico, quello che potete dire, quello che volete su The Last of Us in generale come serie, che è un bel gioco, tutto quanto, storia bellissima, ma io Joel come personaggio non lo sopporto, per me è rank più basso possibile. Se ci fosse, cioè, noi abbiamo D, ma io metterei tranquillamente se è Z. Io non riesco a sopportarlo, è un personaggio così poco... in cui mi sono così poco immedesimato, in cui l'ho trovato così poco feeling col personaggio. Nel finale si comporta come non volevo che si comportasse, cioè non è che non me l'aspettassi, non volevo che si comportasse così. Per me è veramente insopportabile. Poi ognuno trova i legami affettivi che vuole con i personaggi, però per me un conto è Ellie, un conto è il personaggio di Ellie, esatto, ma quello di Joel Abby. Io non lo leggo. O Abby, nonostante, se tu vai a chiedere alla community, Abby è quella che probabilmente divide di più, c'è chi ha amato il personaggio, che è assurdo, cioè è il personaggio migliore dello stravolgimento, e c'è chi invece lo odia. Joel invece sono più o meno tutti quanti concordi, però per me, per quello che fa soprattutto nel finale, è veramente insopportabile. Vabbè, ragazzi, allora... Ok. Facci odiare da tutti. No, io cioè, non ho toccato, cioè, che dopo un po' tier list, se tu non clicchi, te li mette in automatico in basso. Dove devono stare. Cioè, esatto. Ah, ok, funziona così. Sì, funziona così. Purtroppo... Sì, è proprio... No, è... per me Don... Perfetto, Simo, non ti lasciato nella vita. No, stavo correggendo il nome della categoria. Non è Don, no, è proprio Basta. Basta, okay. Basta, basta, mi piace. È solo Basta. Pac-Man. Basta. Perché basta? Per quale motivo basta Pac-Man? Tu è Zé Pac-Man. Che maniera Pac-Man? Ma è, comunque è un personaggio iconico. Sì, sì. E perché basta? Neanche C, neanche D. Ha ragione. Cioè, come basta? Basta. Che palle. Vabbè, ma neanche che palle, perché tanto non compare più da mezzo secolo. Basta. Ma non è vero, non è vero, perché se tu prendi tutti i film o qualsiasi altra cosa
È vero, è vero. Di referenza, che hanno come referenza i videogiochi, ci sarà Pac-Man. Sempre Pac-Man. Sempre. Però se me la dici in questo modo, allora ti dico Pac-Man viene citato anche in Scott Pilgrim, e quindi non posso non metterlo in base. Cioè, non... vabbè, mettilo come Superman. Cioè, alla fine l'effetto Icon, mettiamo là. Poi lui è flat, sì, veramente. Esatto. Sì, e poi è flat davvero. In tutti i sensi. È vero. Super flat, direi. È l'unica persona grassa che allo stesso tempo è magra. Esatto, quindi merita comunque rispetto in quella posizione. Spider-Man. Spider-Man. Boh, cioè. Inteso tra l'altro come comunque. Okay. Vabbè, no, dai, skippalo. Lo skippiamo, va bene. Steve di Minecraft. Non mi esprimo. Vai tu. Per me no. Tu Bert, che dici? No, mi astengo. Vabbè, facciamo che allora lo mettiamo di fianco a Snake. Ok, così. Comunque ha avuto un suo significato, Minecraft. Cioè, nel senso... Sì, va bene. Allora, in cima a quella classifica c'è scritto basati sui personaggi, non sui giochi. Ok. È giusto che sia in D, allora. Sì, sì. Io mi sto attenendo a questo. Sì. Sì. C'è ragione. Vediamo. Mi metti Sora in basta, per favore, così la chiudiamo. No, ci sarà l'ultimo, me l'hai spoilerato. Ho detto, Cioè io dovevo mettere là e facevamo, secondo me questo in che posizione va? E Cicciuzzo partiva con la sua tesi di laurea magistrale. Allora, perché secondo me in questa serie non è qui? Io non so che rapporto c'hai tu con Kingdom Hearts, però Cicciuzzo lo odia, cioè proprio a livello viscerale. C'è una roba proprio viscerale. Non è che lo odio, io odio. Vabbè, sì, gli fa schifo. È quel personaggio veramente che... tu lo giochi che hai 10 anni, e ok, vedi il mondo di Disney, vedi i personaggi carini, arrivi ad averne 30 e a giocare al terzo capitolo e ti trovi un personaggio che parla come un bambino delle elementari. Partita. Basta, dico solo questo. Che deve rompere l'unica persona che come eccolo, mio amico ha paperino. Eccolo. Sentite la rabbia che arriva fino qui, signori. Eccolo. Capisci quello che volevamo? È arrivato Cicciuzzo. Cicciuzzo, le teologie su Sora. Cicciuzzo. È l'unica persona che ha come miglior amico Paperino. Vabbè, mettiamolo in basta e facciamo la finita. Master Chief. S. Chief vecchia. Sì, ma pure a me tra A e S perché è un figo della Madonna. Anche quello. Guarda, lo metto fra Jax e Bomberman, perché è giusto che sia in quella. Che lui è un figo, cioè, sì, non ci sta niente da fare. Ezio Uditore. Quanto è figo. Lui è proprio. Cioè, se tu a 15 anni non volevi essere come lui, mentivi. Cioè, stavi dicendo una cazzata. Oppure non era lui. Cioè, oppure basta. Non era ancora uscito il gioco. Oppure non era ancora uscito il gioco. Però quando avevi 15 anni dovevi recuperarlo. Esatto. E pensa, chi ha 15 anni adesso dovrà recuperarlo a priori. Dovrà recuperarci, cioè, alla fine è Batman. Sì. Ci pensi. Vabbè, facciamo che lo mettiamo. È Batman, però vestito di bianco. Ma però è Batman più... vestito di bianco. Ma sai? È più la statuina di Batman Arkham Knight, stile Assassin's Creed. Allora. A posto, bravo. Fatta. Io me la regalo là. Me la lascio lì. Fatta. Ma quindi A o S, per intenderci? S. No, vabbè, mettilo in A, dai. Su. Anche secondo me. Dai, mettilo in A, dai. Più A. Cioè non sta a livello di Cookie Mama, Allora immagino che questo sia un personaggio di Call of Duty, quindi lo mettiamo in basta. Che palle, basta. Vediamo, mettiamo un'altra non so. Medieval. Non capisco. Sir Daniel Fortescue. Wow. Più espressivo della storia, attenzione. Quindi in C. Sì. Vattene lì. E tra l'altro è il primo C della serata, perfetto. Vediamo un altro personaggio. Vabbè, è Geralt di The Witcher. Geralt è figo. Cioè...
A? Per me sì, cioè. Voi che dite? Sì, no, ci sta vicino a sì. Ok, perfetto. Quindi, ok, perfettissimo. E allora a questo punto, visto che ormai abbiamo definito il lo standard della, mettici a questo punto anche Dante. Dante? Sì. Ah, aspetta, dai. Sì, dai, facciamo incazzare un altro po' di gente. Nathan Drake. Allora, Nathan Drake comunque invece, cioè, per me è figo perché c'ha carisma, sì, è carisma, è simpatico. È carismatico. E comunque una persona normale che fra le scelte normali. Cioè... Mi piace anche il fatto che durante i combattimenti, durante le rappancate, quando è in difficoltà, continua a fare battute. Sì, sì. È vero. È tipo un Indiana Jones. E ci vediamo, esatto, Jones. Cioè, bravo. Mi piace Nathan Drake, quindi cioè, è un bel personaggio. Molto bello. Sì, anche. Cioè, se lo metti al pari degli altri, per me va bene. Sì. Ok. Perché comunque è figo, ma non è ai livelli della pianta di Plants vs. Zombie. No, esatto. No, beh, quello assolutamente no. Quello assolutamente no. È quasi impossibile batterli. Così come CB Robo. Cioè, CB Robo... Ma che cazzo è CB Robo, per quello sia? C'è cioè, pure Shantae, guarda. C'è Puffo, però. C'è Shantae. Beh, CB Robo facciamo che lo mettiamo vicino a Zora. Qua. Zora. Vabbè. L'abitante. Abitante! Ma che davvero? Non rispondo. Basta. Ciccuzzo, davvero? Basta. Sì, sono d'accordo. Basta. È un meme. È un basta. Meme, sì, non sì, è sì, sì. Non ma è io lo uso in Smash solo per dar fastidio. Quindi sì. Quindi va bene. Vediamo un altro personaggio che potrebbe essere controverso. Scusate, non l'avevo visto. Ma c'è Coso, come si chiama lui? Cazzo, mi sfugge il nome adesso. Quello di Resident Evil. Leon. Leon. Allora, cioè, pensiamo a sto ragazzo che è il tuo primo giorno di lavoro ti collassa la città eccetera, e tu quello che devi fare, cioè tu non hai addestramento, non hai niente, devi uscire vivo da sta situazione, e che fai? Te l'accolli, poi arrivi in Resident Evil 4 in cui ti dicono: allora guarda, sei il figlio della Madonna, hai superato gli zombie, per questo ti puniremo dovendo andare a prendere una scassa cazzo. Cioè, la persona più petulante che tu possa mai pensare, e soprattutto inutile, in Spagna, in mezzo a un villaggio circondato da pazzi scatenati biomutanti, te la accogli? Dici, ma scusa, io sono venuto, cioè, ho fatto il no, devi fare questa cosa qui, vabbè. Cioè, povero Cristo, ragazzi, poveraccio. Beh, io sono d'accordo con questa discussione, quindi, con questa descrizione. Assolutamente, questo è da essere. Allora, facciamo così, scegliamo gli ultimi tre. Me ne concedo tre, prima di chiudere la live. Tre. Beh, dura. Diciamo una testa, facciamo. Uno a testa di voi tre, prego. Okay, no, fate voi tre. Pure tu, quattro. Ah, devo, anche io devo scegliere? Certo. Sì. Allora, faccio iniziare Berta. Vai Berta, comincio. Falli guardare tutti. Nier. Nier? To be? Mm-hmm. E dove la posizioneresti? È un altro bel personaggio. E più il gioco è gran bello. E beh, io metterei su A, comunque. Voi che dite, ragazzi? Sono stra d'accordo. Sì. Perfetto, sì. Mi accodo. Anche perché poi, come li scrive Yoko Taro, i personaggi sono totalmente... Sì, no, testa, spettacolo. Cioè, ma è stra particolare, stra caratterizzata. È quindi è... Sì. Prego, Cicciuzzo. Tocca a me? Sì. Pensaci bene. Fammi inquadrare tutti. Prego, guarda, li vedi così, aspetta, così li vedi tutti. Aspetta che deve arrivare in live, però. Sì, no, tranquillo. Ti faccio pensare, non è un problema.
Allora, sono indeciso fra due. Prego. Batman non lo puoi prendere, eh? Allora, cazzo, non... c'era Batman? No, no, sì. non c'è Batman. Come non no? C'è Batman. Ah, sì, è vero, eccolo, è vero, è qua Batman, è vero. Dove cazzo è? Non lo vedo. In basso, l'ultima riga. L'ultima riga, il primo della sì, cazzo, riga. Non l'avevo proprio riconosciuto. Batman non lo posso prendere? No. Allora io ti dico, a questo punto sono indeciso fra due che sono Phoenix Wright e Travis Touchdown. Travis e Phoenix, ce l'abbiamo qua. Uno sotto l'altro. Devi scegliere. Io ti direi a questo punto Travis Touchdown e te lo metterei S, sparatissimo. Beh, effettivamente lui è abbastanza figo. È fighissimo. È completamente fuori di testa perché il gioco è pensato per essere completamente senza senso ed è un personaggio che passa all'interno di poche ore di gioco dal essere il più grande assassino di tutti quanti che combatte con una spada laser a tagliare l'erba di un prato. Ma io direi che per queste motivazioni... S è chiaro, ma deve essere prima o dopo la pianta di Plants vs. Zombies? No, è dopo la pianta di Plants vs. Zombies. Ok, comunque va bene, quella lì è un cazzo di vegetale che sconfigge gli zombie. Vabbè, giusto, cioè, è vero, c'è ragione, concordo. Sparando piselli, esatto. Renato? Allora, io sono indeciso invece tra due opzioni, cioè se prenderlo uno e metterlo in S, oppure prendere una roba e buttarla giù nel baratro. E io ho paura di sapere cosa vuoi buttare nel baratro. Prego, no, beh, hai l'imbarazzo. Però visto che visto che i miei due precedenti sono stati portati in alto, allora escluderò i personaggi di Smash che vorrei vedere bruciare all'inferno. Bravo. Bravo. Anche se comunque ci sono Strainer Wii Fit e abitante in basta. Basta, quindi va benissimo. Vabbè, così. Cioè, non voglio essere. Scontato. Esatto, non voglio essere scontato. Allora io. Minchia, però vabbè. Io ti dico: prendi Crash e mettilo in basta. Bravo, mi piace. Mi piace il tuo modo di pensare. Vieni a casa davvero? Mia. Davvero? No? Cioè, tu prendi il calcio. Il personaggio è Crash, dai. Però, cioè, davanti o dopo Trainer di Wii Fit? Sempre davanti, perché Trainer di Wii Fit fa schifo. Quindi è il basta definitivo. Definitivo. No, allora dopo, aspetta. Dopo. Prima di abitante. Ok, quindi lo mettiamo vicino a Sora, ok, in mezzo. Vale, mettilo vicino a Sora. Cioè, Crash è il classico mischello che voleva fare quello figo, però non ce la faceva. Quindi, esatto. Cioè, è un Sonic che non ci ha creduto. È un Sonic che non ci ha mai creduto. È un Sonic che non ci ha mai creduto. Quindi sentiva là, capito, i pantaloni stracciati, voleva sullo skateboard, non ce la faceva. Non era per lui quello. L'altra mia alternativa era il Domagin. Nella storyline di Crash viene esplicitamente detto che è un Bandicoot con dei problemi mentali. è vero, è l'unico che è specificato, è vero, verissimo. Allora, mi trovo estremamente d'accordo. Vai, quindi tocca a me, ragazzi. Qua ce n'è parecchi interessanti, però io direi beh, guarda, qua c'è Little Mac, per dirti. C'è... Allora, facciamo così, no? Rayman. Bravo. E? E? Lo metto in C. Perché comunque una mezzana che ci ha creduto. Ciccio sta tiltando di brutto. Adesso, secondo te perché Cicciuzzo non dovrebbe stare in C? Perché Rayman non dovrebbe stare in C? Sì.
Vabbè, sta a livello di Sora, secondo me, comunque. Allora, tra l'altro, come dicevamo perché... anche prima, non c'è da giudicare il gioco. I giochi di Rayman sono molto fighi. Non lo dico questo. Io parlo del personaggio. Cioè, il personaggio di Rayman, come è fatto, io... per me, per quanto mi riguarda, è stra-anonimo. Non mi dice... Sì, dal punto di vista stilistico non mi dice un cazzo. Cioè, proprio ha liberato un'intera foresta a ritmo di Black, Black Betty. Arrivo di Black Betty. No, ma io non sto giudicando il gioco, io sto giudicando il personaggio. Cioè, sto giudicando il personaggio. Sì, sì, a me il personaggio non mi piace. Cioè, non mi piace proprio come è fatto. Cioè, è più forte di me. E io sono un amante estremo dei platform di qualsiasi tipo. E Rayman. Mi dispiace, ma non mi è mai piaciuto da quel punto di vista. Cioè, mi dispiace perché comunque non è Croc, assolutamente, però... Assolutamente no, però ok, siamo lì. Vabbè, ragazzi, io direi che... Vabbè, gli altri ce ne saranno stati un macello, adesso così a sfregio io potrei prendere e mettere... Io sai che, Link... sai che beh, pensavo avresti preso Link e l'avessi messo in basta... Guarda, lo farò solo perché me l'hai detto. Ok, perfetto. E con questo io direi che possiamo chiudere qua la nostra diretta. Anzi, guarda, io la chiuderei quasi facendo una cosa un po' più sensata, ovvero facendo questo. Così, tornando così. Aspetta, ok. Aspetta. Okay. Tornando sull'oggettino, okay. Ricordiamo okay. Che cos'è questa cosa. Ricordiamo anche a chiusura di questa live che il carissimo Bert ha realizzato questo fantastico DualSense di PlayStation 5 a tema Game Experience, completamente nero, giallo, quindi con i nostri colori. E se vi interessa seguirlo, potete seguirlo sul suo canale Instagram, che è Berta Airbrush Artist, dove trovate tutte le sue opere, le sue figate che fa, e potete contattarlo in caso vogliate appunto realizzare, cioè avere fra le mani anche voi il vostro controller personalizzato o qualsiasi altra cosa nerdacchiona, perché ormai il caro Berta se si volete sta divertendo. Sapere tutto quanto quello che ci siamo detti prima, Berta, che abbiamo parlato una bella oretta e ci siamo fatti raccontare tutto quanto, riguardate la live dall'inizio, dall'inizio. La trovate su Facebook, su Twitch e la troverete anche su YouTube, la anche ricaricherò su YouTube, in modo che così potrete vedervela assieme a tutte le altre repliche delle nostre live. Io torno su di noi, io vi ringrazio per aver partecipato a questa live, per essere stati qua fino adesso, ringrazio ancora Berta sia per l'opera d'arte che ha fatto, ma anche per essere stato qua con noi, che si è divertito, ha capito che siamo dei cazzoni di merda. Poi ringrazio il fantastico... Non era chiaro? Quello è chiaro. L'avevo capito. Ringrazio il nostro Renato Ninja Passalacqua per essere stato qua con noi, ringrazio il fantastico, adesso posso dirlo, bellissimo Cicciuzzo, detto quell'altro lì, detto Francesco Erriu, per il suo splendido, come al solito, cosplay di... Come? Di Kratos, sì, esatto, va bene, Kratos. No, era cosa... di Mastro Lindo. Sì, no, beh, Mastro Lindo rimarrà sempre nel mio cuore, però in questo caso sì, facciamo che sei una, oggi sei una, Cicciuzzo, facciamo che sei una. E io vi ringrazio, grazie per averci seguito, la prossima live, come al solito, sarà non si sa quando e non si sa di che cosa. Parlerà. Come sempre, potete seguirci sui nostri social, vedete tutti i vari tag qua sulla grafica fantastica assieme a quella al tag di Berta, quindi mi raccomando, grazie per essere stati con noi e basta ragazzi, basta. Come la tag list. Basta. Ciao a tutti ragazzi, ciao.